Prova, va. Teoria. Allora, Riccardo, parti tu come padrone di casa, tirato l'attenzione. Vai. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, iniziamo i lavori della giornata. Mi chiamo Nico, vi ringrazio di essere qua oggi in questo weekend a Firenze. Adesso lascio subito la parola al padrone di casa, di impattare lo spazio che ci ospita oggi, per dare innanzitutto qualche informazione tecnica su come si svolgeranno i lavori, in qualche modo. Prego. Buongiorno a tutti, invito quelli che vogliono sentire meglio ad avvicinarsi, ci sono una serie di posti liberi anche proprio qui davanti, nel gentile, più ambite. Sono contento di essere qui stamani mattina, di ospitarvi e ospitare questo evento all'interno di questo spazio. È uno spazio aperto da poco, dal 7 febbraio. Siamo all'interno della materia dei vecchi lavori. Non sto a spiegarvi che cos'è impattato, come funziona, quanti siamo, cosa facciamo. Però vi esorto nelle pause, nel coffee break, durante il pranzo, nel secondo coffee break, a venire da me se avete qualche curiosità su che posto è, come è stato fatto, perché lo stiamo facendo, eccetera, eccetera, al minimo lungo poco tempo. L'unica precisazione che volevo fare era sul cibo oggi. Come tutti quelli che mi hanno messo qualcosa sul caffè, sulle tazzine, sui bottelli, noi siamo in un coworking, quindi come tutti i coworking ci sono delle regole, le regole di questa casa si capiscono, ci si interagisce e le impariamo mentre facciamo le cose, quindi ve le ripeto un po' per tutti, c'è il caffè, ci sono le tazzine che sono dentro la cucina, le tazzine sono anche i bottelli, in modo da poter girare il proprio caffè. Chiaramente c'è un numero fissato di tazzine, che sarà in tutti i vostri spazi. Superato quel numero di tazzine è necessario lavarle, per cui prende il caffè, ti prende il tè, si deve lavare la tazzina, altrimenti altri dovranno prendere le tazzine. Il catering è un catering particolare, perché ci sarà oggi a pranzo, e quindi saranno particolari anche i tubi di coffee break di stamattina, di oggi pomeriggio e domani. Perché all'interno di questo spazio qualche mese fa abbiamo fatto questo programma, si chiama Telegram, quindi era una sorta di compagnia, di accompagnamento che abbiamo fatto per la creazione di alcune startup che si occupassero del tema del recupero del cibo, del recupero del cibo in scadenza, trasformare anche il rifiuto in risorsa. All'interno di questa sfida abbiamo avuto un partner importante che ha sostenuto il progetto. Grazie per questa bella opportunità di fare questa cosa.
dite ancora due parole per introdurvi alla giornata. Espresso Coworking non è un evento altrimenti, è un evento che nasce dal basso, è un evento semplice, vuole essere un evento concreto, anche tematico, e l'obiettivo principale che ci si è dati già dal 2012 è quello di far incontrare le persone che creano centri di coworking, hanno comuni di coworking e di partecipano, di lavoro in qualche modo, dopo coworking manager e coworker. Le occasioni in Italia perché queste persone si incontrano sono diverse, sempre di più si parla di coworking anche all'interno di altre manifestazioni. L'obiettivo che abbiamo citato dati dal 2012 è quello di creare un evento che capo a questo argomento, naturalmente. L'anno scorso, nel 2012 eravamo ad Alessandria, l'anno scorso eravamo a Roma e abbiamo dedicato l'edizione a un incontro, a un confronto con le pubbliche amministrazioni, perché volevamo interrogarci sull'opportunità e sulla possibilità di innescare dei percorsi in sinergia pubblico-privato che in quel modo ci avvicinassero al mondo del coworking. Quest'anno abbiamo fatto un esperimento e un passo ancora più avanti, perché abbiamo deciso di non dare visibilità e spazio ai coworking manager storici nazionali che potevano venire qui e presentarsi e farsi belli dei loro spazi. Abbiamo pensato invece di invitare chi lavora dentro i coworking, chi ha sviluppato dei progetti di impresa dentro dei coworking, perché l'obiettivo di questa edizione è dare dimostrazione, interrogarsi, eventualmente sulle opportunità e sui benefici che gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori possono ottenere dall'appartenenza a una community di coworking. Un altro spazio molto importante è stato dato ai coworking nati di recente. Abbiamo indicato nelle corse pubblicate sul sito dal 1 gennaio 2014, vogliamo in qualche modo dare uno spazio perciò agli ultimi coworking nati in Italia e li mettiamo a confronto e mettiamo a loro disposizione quella che è l'esperienza invece coworking manager che da più anni svolgono questa attività. Perciò l'obiettivo è anche di sostenere queste persone in questa fase iniziale e durante questa giornata non soltanto i coworking manager con più esperienza, ma tutti noi vi chiediamo in qualche modo di dare degli spunti di riflessione a queste persone e di aiutarli a sviluppare e rendere più concreti i loro progetti. Per quanto riguarda il programma di oggi in particolare, dopo questi piccoli momenti di presentazione inizieranno subito i pitch dei coworking nati nel 2014. Abbiamo preparato una piccola scaletta, un'informazione di servizio tra le persone che sanno di dover intervenire, se qualcuno ancora deve fornirci la presentazione, le slide, lo faccio adesso, vediamo come riferimento Riccardo Perrone di casa, che avete appena sentito parlare, e alcune slide che ci abbiamo già fatto sarà facile in qualche modo agevolare la presentazione. I vari pitch, le presentazioni dei vari coworking avverranno uno dietro l'altro, gli approfondimenti saranno tutti verso la fine della mattinata. Ci sarà poi il pranzo, nel pomeriggio inizieremo invece con degli interventi istituzionali, il Comune di Milano, l'assessore Tagliani e il dirigente della Regione Toscana, Gabriele Grondoni, che potrà parlare di quali sono le politiche fatte in Toscana rispetto ai coworking. Poi torneremo invece a parlare di nuovi coworking, di progetti nati all'interno dei coworking. L'invito che facciamo a tutti è quello di essere più partecipi, più curiosi possibili, dare il vostro contributo, quindi siete tutti liberi di intervenire liberamente. Adesso io lascio ancora qualche minuto di tempo a due persone diverse che ci accompagnano in queste giornate, chiedo ad Anna di presentarsi e di raccontare in pochi minuti, come ti ho detto, perché sei qua e cosa fai. Sono l'uomo nell'unico questionario. È stato distribuito a tutti. Sono qui con Eleanor e Maria Chiara, che è là, la parte intervista. Siamo all'Università di Milano, siamo un gruppo al Dipartimento di Ricerche Politiche, siamo un programma di ricerca sul livello di aperto. Qui lavoriamo con il potere, lavoriamo con il progetto sulla innovazione rurale e stiamo concludendo adesso coworking in Italia. Quindi è un po' di capire cosa succede veramente nel coworking, quali meccanismi si riescono in parte per la creatività, la condizione di risorse, skills, ma anche per la formazione delle professionalità e possibilità anche di solidarietà al sistema. Quindi siamo qua durante l'evento e distribuiamo il questionario. Chi non l'ha ancora avuto adesso alzi la mano per piacere, così arriverà e poi siamo qua disponibili anche per fare un'intervista se siete interessati a parlare con voi 4 ore e 20 minuti della vostra esperienza.
grazie. Manuela, per i parte tecnici della manifestazione abbiamo Manuela Raimondi di Serta, che ti spiegherà brevemente perché è qui. Sì, io ieri vi ho mandato, quindi qui per partecipare al servizio Marte, sono andato per fare un grande servizio Marte della gestione di Colombia. Se qualcuno della ricevuta aveva bisogno di mandare, io sono una associazione là in fondo e mi devo mandare le email che potremmo venire. Se cosa è il servizio Marte? È un blog, è una volta virtuale, non dovete essere risorsi, poi diventiamo noi virtuali ovviamente. Quello che dovete cercare di fare, in questo caso, che vi diamo è massimizzare l'interfaccia. Quindi se cosa è non sono il piatto di ma sono temi e risposte che riguardano il stesso prodotto, quindi abbiamo un mercato che vi chiederà di incontrare titoli dentro il tuo working, a seconda quindi di quelli che ti dico, un mercato che vi chiederà di incontrare titoli dei progetti nati all'interno del tuo working, e un terzo mercato in cui vi chiederà di incontrare titoli che riguardano i temi che erano del marketing. Quindi voi avete un budget, entrate in questi mercati, su una piattaforma, si deve andare, quindi i clienti si devono andare a vedere la piattaforma, se qualcuno entrate con questo budget e acquistate i titoli cercando non di comprare questo prodotto, ma ogni volta cercando di comprare quello che ritenete sarà preferito di tutti. Solo in questo modo il vostro budget salirà. Quindi se comprate i titoli, il titolo si fa, il titolo si fa, il titolo si fa. Se il prezzo scende perché ogni li comprano un pagamento. Io prendo in taglio, alla fine delle due giornate, domani premieremo, quindi siamo utilizzati, quindi tutti i nostri titoli virtuali, premieremo anche le soluzioni degli organizzatori di una meetup era per aggiungere sulla due giorni, diciamo. Oggi iniziamo con le due call di cui vi hanno parlato, domani saremo in altri due spazi, è tutto costruito in modo nomade apposta, cioè vorremmo non solo vivere gli spazi di co-working ma anche la città, quindi domattina saremo nel nostro spazio di multiverso a Campo di Marte, in un'altra zona, e poi da lì ci sposteremo, ragionando sempre con alcune istituzioni, con quel taglio che diceva Amico, che ci sarà anche oggi, cioè quest'anno abbiamo invitato le istituzioni a parlare delle cose che hanno fatto sul co-working, e quindi ci confrontiamo su delle pratiche, in questo caso sulla legislazione che hanno attuato rispetto ai co-working e in generale al lavoro collaborativo. Così sarà domani con l'assessore del Comune di Firenze, ci sposteremo alle murate proprio per ragionare in un laboratorio di come poter essere utili e costruire una città intelligente, in questo caso nel comune di Firenze, a partire dall'utilizzo degli spazi, come possono essere utilizzati bene gli spazi per il co-working, quali sono gli spazi utili, come si possono attivare delle politiche effettivamente attive. Ci sarà un laboratorio aperto e poi darà, diciamo così, delle proposte che il comune sarà libero o meno di prendere per sé, diciamo così. Però ci piaceva l'idea di costruire una sinergia con tutti i diversi attori che fosse basata sull'attività del lavoro collaborativo, diciamo così. È per questo che ora direi di far partire subito i pitch dei nuovi co-working, e poi nel pomeriggio appunto si alterneranno anche con quelli invece, con quei progetti che sono usciti dai co-working, che sono progetti di impresa su cui riflettere insieme, da valorizzare e da soprattutto e anche direi da comunicare all'esterno, diciamo così. L'idea di quest'anno era quella di far vedere quello che esce dal co-working, non di parlare semplicemente tra di noi, cosa importante, ma diciamo è solo un pezzo del ragionamento. Volevo aggiungere una cosa, volevo chiedervi in particolare un applauso iniziale che è Impact Hub al Multiverso e Cubo Open Project, che hanno reso possibile l'organizzazione.
giusto un saluto rapido e sostanzialmente l'addio ai lavori, il piacere di vedere tanti amici e il piacere di aver visto tanti nuovi progetti estremamente interessanti arrivare tra le candidature, che conferma qualche cosa che abbiamo visto a Lisbona, alla conferenza europea, tutto l'ordine di 3 anni corsi, sta perdendo la maiuscola, quindi sta diventando meno hype che qualche cosa di concreto, e in questi due giorni cercheremo di dimostrare di risultato per il tempo. Grazie. Allora, abbiamo una scaletta, direi che i rappresentanti dell'Alveare possono avvicinarsi. Io lascio il posto, vi lascio qui. Non c'è? Non c'è. Facciamo parlare il secondo, eh? Va bene. Facciamo parlare il secondo. Un attimo. Open Campus, scusate. Quindi, passo il secondo. Ok, perfetto. Ok. Lascio anche questo. Va bene, allora innanzitutto mentre prepariamo la presentazione devo fare outing e dire che il nostro spazio di coworking in realtà è nato a maggio 2013, quindi abbiamo un anno e mezzo, non siamo proprio nel primo anno di lavoro, ma ci stiamo appunto lavorando già da un anno e mezzo. Allora, Open Campus è uno spazio di coworking che nasce all'interno di un'azienda Fiscali a Cagliari, non so se voi la conoscete, comunque è un'azienda che si occupa di ICT ed è presente a Cagliari da circa 15 anni. Fiscali ha una, diciamo, un quartiere generale, una sede con uno spazio bellissimo, addirittura contemporanea, creato nel 2002. Avevamo a disposizione... Aspetta, scusa, lui se n'è andato e mi ha lasciato il computer. Allora, avevamo a disposizione uno spazio... è uno spazio molto bello e abbiamo deciso di, siccome appunto il campus è molto grande e c'era la possibilità, diciamo, di ottimizzare un po' di spazi lasciandone uno per creare appunto questo spazio di coworking, quindi abbiamo deciso a un certo punto di un intero open space aprirlo all'esterno e creare uno spazio di coworking dentro l'azienda. Quindi è nato appunto Open Campus, che è uno spazio di coworking dedicato alle startup digitali e a tutti gli innovatori. Quindi ovviamente noi siamo un'azienda di ICT e quindi abbiamo un focus sul digitale, che è quello che sappiamo fare meglio, quello dove possiamo dare più valore. E il nostro spazio è grande circa 800 metri quadri. Il senso è che non è soltanto uno spazio... un open space, un co-working, ma in qualche modo condividiamo tutte le facilities dell'azienda, quindi la mensa, il bar, l'asilo nido, tutta una serie di sale riunioni, l'auditorium per presentazioni, sale formazione, insomma condividiamo un po' tutte le strutture che ci sono all'interno del campus dell'azienda. La nostra missione è promuovere la cultura digitale e lo spirito dell'impresa. Attraverso appunto co-working, attività di formazione e vari servizi per le start-up. Pensando a, diciamo, il minimo comune denominatore di tutto quello che facciamo, quindi andando a ritroso e cercando una parola chiave, sicuramente per noi tutto parte dalle connessioni. Quindi quando abbiamo aperto lo spazio di co-working, abbiamo iniziato a dare un'identità un po' diversa a questo spazio, cioè volevamo che fosse diverso dal resto dell'azienda dove lavorano i colleghi di Fiscali. Siccome avevamo una collezione di oggetti di informatica dagli anni 70 ad oggi, non sapevamo bene cosa farne perché volevamo creare un museo ma non avevamo lo spazio per creare un museo, allora abbiamo detto come questi oggetti li usiamo per dare un allestimento, un'identità diversa a questo nuovo spazio di co-working. E quindi abbiamo chiamato uno street artist che si chiama Tellas, un ragazzo di Cagliari che in realtà adesso è uno super street artist di fama internazionale, e dei designer, che hanno deciso di collocare questi oggetti nei muri dello spazio. Quindi in realtà quello che hanno creato sono tre pareti. Una di queste pareti è una grandissima rete
disegnata, dove all'interno sono proprio appesi alcuni oggetti iconici della storia dell'innovazione tecnologica. Quindi ci sono computer, IBM, Mac, da, veramente da iniziali. C'è un po' di tutto. Il senso, perché vi sto facendo vedere questo video? Ovviamente il contenitore è la cosa meno importante di uno spazio di co-working, ma poi è quello che si crea all'interno. Però per noi questo allestimento è importantissimo, perché da una parte è un'ispirazione, perché appunto rappresenta un po' per noi questa grande rete la storia dell'innovazione tecnologica, che è stata fatta attraverso aziende che si sono tra di loro contaminate, a volte copiate, a volte sono state l'uno il competitor dell'altro, a volte insomma, diciamo, connettendosi, collegandosi tra di loro, hanno fatto proprio la storia dell'innovazione tecnologica. Quindi da una parte sono di ispirazione e sicuramente dall'altra ci riguardano tutti i giorni, in che contesto siamo e che noi stessi che lavoriamo dentro questo spazio facciamo parte di questa rete. Quindi anche se siamo in un'isola, noi abbiamo sempre una difficoltà in più, no? Quindi quando ci hanno chiesto cos'è la cosa più bella che fate, cercare tutti i giorni di lavorare e rimanere a lavorare in Sardegna, che è il posto che ci piace. Non è facile, perché quando dobbiamo partecipare a una conferenza o vogliamo presentare il nostro spazio a qualcuno, o vogliamo semplicemente confrontarci, dobbiamo prendere un aereo, dobbiamo sempre fare uno sforzo in più organizzativo, economico, eccetera. Però ci piace rimanere... e rimanere lì, e quindi ci piace ricordarci tutti i giorni che attraverso il digitale noi siamo costantemente connessi e abbiamo sicuramente anche noi la nostra opportunità di creare valore economico. E oggi ho pensato, dopo un anno e mezzo, una community interna di circa 60 co-worker. Ci sono 10 startup, 11 adesso forse, 5 società un po' più consolidate e vari freelance. Questo per noi è un valore aggiunto, perché non è uno spazio dove ci sono solo startup, non è un incubatore con soltanto startup, ma ci sono anche aziende più forti, più consolidate, con dei professionisti diciamo più senior, e vari freelance. Quindi questa commissione di persone che sono in diverse fasi della loro vita professionale, diciamo, è sicuramente un valore aggiunto nella creazione di collaborazione e di aiuto costante. E quello che accomuna tutti quanti è che sono tutti appassionati di web, diciamo, sono un po' tutti dei nerdoni, tra virgolette, nel senso che ovviamente è la nostra focalizzazione, quindi la maggior parte di loro sono sviluppatori, ma sono anche creativi, designer, persone che lavorano nell'ambito dei social media, maker, esperti, non so, di Arduino, Internet of Things, insomma, sono dei nerdoni, ma positivi e molto creativi. Dunque, che cosa facciamo sì. Quindi? Abbiamo detto, promuoviamo la collaborazione attraverso il co-working, organizziamo e ospitiamo ogni genere di eventi. Ormai abbiamo calcolato che ne stiamo facendo circa uno, a volte due eventi alla settimana, di cui sono di tutti i tipi. Quello che facciamo è cercare di approfondire ogni aspetto che possa essere interessante per un imprenditore digitale. Quindi il nostro focus è promuovere la cultura di impresa, quindi qualsiasi cosa possa in qualche modo interessare chi ha una startup digitale, chi vuole fare una startup digitale, chi vuole lavorare nel mondo del digitale, cerchiamo in qualche modo di approfondirlo. Alcuni possono essere eventi di formazione come Open Lesson, oppure invitiamo magari uno startup di successo a raccontarsi, altri sono più eventi magari di networking, oppure conferenze, hackathon. Abbiamo organizzato due startup weekend, anzi Open Campus è nato proprio con uno startup weekend a maggio 2013, è stato l'evento grosso che ci è servito per radunare attorno a noi la prima parte di community. E poi quello che facciamo è offrire servizi alle startup digitali, come innanzitutto attraverso il mentoring, sia attraverso alcune risorse dell'azienda di Twisteri, ma sia attraverso le risorse interne dello spazio di co-working, dandogli visibilità, aiutandoli con dei contatti, quindi delle connessioni che gli possono essere utili per il loro lavoro, e anche proprio diciamo, le startup diciamo, traggono valore dallo stare dentro lo spazio, perché in qualche modo vengono aiutati da tutto l'ecosistema interno che si è creato. E abbiamo provato per questa, visto che oggi è un po' la prima volta che ci presentiamo ufficialmente in un contesto esterno al nostro, perché poi per un anno e mezzo abbiamo lavorato solo sulla community territoriale, quindi non siamo
non abbiamo mai, diciamo, usato energie o risorse per comunicare esternamente quello che stavamo facendo. Quindi oggi, in occasione di questa conferenza, abbiamo provato ad andare a ritroso in questo anno e mezzo e a tirare fuori un po' di numeri rispetto a quello che abbiamo fatto. E quindi in un anno e mezzo abbiamo organizzato due edizioni di startup weekend con oltre ogni volta 150 partecipanti, che è un numero altissimo per uno startup weekend. Abbiamo circa 60 co-working, abbiamo organizzato circa 270 ore di formazione, abbiamo provato a fare un po' tutti i conti dei vari eventi organizzati e abbiamo visto che siamo stati in grado di erogare veramente tantissime ore di formazione. Abbiamo circa 3.000 iscritti alla nostra newsletter, abbiamo coinvolto circa 5.000 persone, perché tutti i nostri eventi sono aperti a tutti, quindi c'è una community interna di resident che utilizza il nostro spazio tutti i giorni, che lavora lì perché è l'ufficio, ma poi c'è una community esterna di persone interessate a quello che facciamo, che vengono continuamente ai nostri eventi, ai nostri incontri, oppure che semplicemente ci contattano perché hanno bisogno di un feedback. Infatti quello che è successo in questo anno e mezzo è che siamo diventati una sorta di sportello, un punto di riferimento per il territorio, e quindi molto spesso facciamo, a volte diciamo, quello che dovrebbe fare forse una pubblica amministrazione, cioè ci contattano magari perché qualcuno ha un'idea che vuole presentare, non sa come fare, o vuole semplicemente un feedback da un esperto, oppure vorrebbe sapere come trovare i finanziamenti, oppure insomma una serie di cose. Quindi abbiamo provato a fare il conto di quante persone ci hanno chiesto delle informazioni, un feedback sulla propria idea. Non siamo riusciti, tendenzialmente una o due persone alla settimana per dire ci contatta per un momento del genere. E dunque, avevo provato a pensare a due cose e adesso continuerò a Stefano. Quindi ci siamo chiesti come si crea un ecosistema creativo. Ovviamente non abbiamo la ricetta per quasi tutti gli addetti ai lavori, lo sapete meglio di noi, però diciamo noi ce lo siamo scritto per tenerci appuntati quello che secondo noi è stato quello che abbiamo fatto bene in questo anno e mezzo. Poi non sappiamo appunto se è quello che in effetti dovrebbe fare in tutti i fatti di corpi. Volevo fare una premessa, cioè noi non abbiamo iniziato, abbiamo detto apriamo questo spazio, non sapevamo esattamente che cosa sarebbe diventato un co-working, un incubatore, un acceleratore, uno spazio per il territorio, non lo sapevamo, è una cosa che abbiamo costruito in itinere e ogni giorno suscettibile di cambiamento, però diciamo questo è lo stato dell'arte. Quindi io, come vi ho detto, lavoro in azienda, quindi seguo questo progetto per Fiscali, ma questo progetto è fatto di persone esterne all'azienda, e una di queste è Stefano, che è, seguo diciamo, la community, e diciamo, quindi è, come sento io, è il community manager, è diciamo, la prima azienda che si è localizzata dentro il nostro spazio, quindi Stefano ha una software house, e quando ancora lo spazio era vuoto, e dovevamo iniziare anche a spiegare che cos'era il co-working esternamente, perché siamo l'unico spazio effettivamente in Sardegna, e quindi non era facile iniziare questa cosa qui, cioè quando la gente attorno a te non sa effettivamente neanche che cos'è, e quindi lui ci ha creduto dal giorno zero e oggi è la persona che conosce tutto quello che succede all'interno dello spazio, quindi è la persona che diciamo lavora per creare le connessioni tra i co-working. Siccome abbiamo praticamente finito il tempo, giusto vi faccio un passaggio su quello che abbiamo fatto, che è stato il nostro obiettivo primario, che è stato quello di creare la community e quindi stare in mezzo ai co-worker creando delle opportunità per loro, creando delle opportunità per il territorio e quindi in sostanza facendo in modo che loro potessero gestire dei progetti loro mettendoli in comune con lo spazio. Quindi uno porta un progetto all'interno dello spazio, ma magari ha degli skill che non gli permettono di creare tutta la, di seguire tutta la filiera, quindi lo porta lì dentro e lo lavora con gli altri co-worker, oppure committenze esterne che portano dei progetti che vengono fatti in maniera multidisciplinare all'interno dello spazio. Sto abbreviando perché abbiamo finito il tempo. Ma possiamo continuare o siamo strettissimi? Vabbè, per rispetto agli altri, vabbè, concludiamo semplicemente dicendovi che mi prendo giusto un minuto per chiudere. Quindi abbiamo fatto in modo che l'esperienza fosse quella la più produttiva possibile per quelli che stanno all'interno dello spazio, e abbiamo creato una community interna molto forte e con degli skill molto interessanti, e quindi diventiamo un punto di riferimento per il territorio. Abbiamo creato anche una community esterna che quindi ha delle vere e proprie, che ci vede come un punto di riferimento. Come diceva Alice, abbiamo ricevuto tantissime persone, alcune delle quali hanno anche, partendo dai nostri suggerimenti, da validazioni di idee,
iniziato a fare diciamo delle idee imprenditoriali partendo proprio da degli skill che erano lì dentro, quindi hanno chiesto a noi magari come iniziare, chiesto a co-worker come avevano fatto a raggiungere determinati risultati. E abbiamo anche lì dentro sono create tante opportunità di lavoro a partire dai startup weekend in cui poi i team sono formati e sono, le società sono, hanno cominciato a lavorare realmente, quindi ci sono delle persone che stanno sedute accampando tutti i giorni che sono venute per caso, sono presentate per caso un giorno e hanno trovato un lavoro all'interno qui della comunità che abbiamo creato. E vi avevamo messo giusto per chiudere, magari vai avanti sulle le slide dei lavori, che due cose carine che abbiamo messo. Ah, okay. Uno è un lavoro che è nato all'interno dello spazio come gioco, però un gioco, diciamo, serio, che ha coinvolto tante persone, ed è un tormentone cagliaritano dove abbiamo rilasciato un'app e ha permesso a molti co-worker di cominciare a essere spillati sulle app, collaborare su un progetto che non è un progetto proprio, però è molto divertente, ha avuto un successo pazzesco. E l'altro invece è un lavoro trasversale che abbiamo fatto all'interno dello spazio, includendo tutte le competenze che avevamo, quindi dal fotografo fino ad arrivare all'internet degli oggetti, il codice. Ed è quello che abbiamo fatto per Cagliari, che non so se sapete, era stata capitale della cultura, capitale della cultura 2019. Non abbiamo vinto purtroppo, però è stato un bellissimo progetto che abbiamo, insomma, in cui abbiamo coinvolto la nostra community interna e il territorio. E questo forse è uno degli esempi più interessanti che abbiamo seguito in Alice. Di lavoro collaborativo all'interno dello spazio, è un lavoro peraltro remunerato e quindi... Cioè è stato un lavoro commissionato dal Comune di Cagliari a Open Campus e quindi noi abbiamo creato un gruppo interno tra i co-worker dove ognuno ha messo un po' a disposizione le proprie competenze e abbiamo creato un progetto di comunicazione per la città che era candidata, era tra le 6 finaliste della Capitale della Cultura. E era un progetto di comunicazione, quindi in pratica era un wall dove venivano visualizzati tutti i contenuti che gli utenti pubblicavano con l'hashtag Cagliari 2019 e che erano collegati attraverso la piattaforma di internet degli oggetti a un faro luminoso che faceva cambiare il colore di una torre che si chiama Torre dell'Elefante, un monumento simbolo della città di Cagliari, quindi un progetto assolutamente di comunicazione. E per noi è stato insomma un modo per provare a far lavorare un gruppo di dei ragazzi dello spazio di co-working su un progetto comune commissionato dall'esterno, quindi non nato all'interno. Basta, questo è quanto. Bene, grazie. Ovviamente gli abbiamo dato 2 minuti in più, visto che venivano dalla Sardegna, era la prima volta che ci avevamo e ci sembrava giusto, insomma. Chiederemo ora agli altri di stare, se possibile, in 10 minuti. Intanto chiamo l'Aldeare per la sua presentazione, un co-working di startup, e chiederei anche a alcuni dei co-working manager che abbiamo in questi giorni, a cui abbiamo chiesto di dare un po' un contributo alla discussione successiva, scusate, se possono venire qua, così si fanno vedere dagli altri, si fanno conoscere, quindi se non vi disturba, insomma, chi è qua, ora non mi ricordo chi è già arrivato, se ha voglia di mettersi subito qua, ci fa un favore, visto che così non la lasciamo sola, diciamo, a fare la sua presentazione. Quindi chiamo... Sì, stavo parlando dei working manager a cui chiediamo di fare l'approfondimento successivamente. Ecco Riccardo Azzezza di Piano C, che la vedo, se c'è qualcun altro, se si avvicina semplicemente, anche perché così sentiamo meglio. Tanto sono girevoli, quindi potete... Ok? Grazie. Gianni? No, si fa l'approfondimento successivo, così abbiamo una panoramica e così c'è tempo di fare domande. Posso? Allora, io sono Serena Baldari, faccio parte di questo co-working che si chiama L'Alveare, che penso sia il più giovane tra quelli che ci sono qui oggi, perché è aperto il 26 settembre. Il 26 settembre abbiamo fatto la festa di inaugurazione. Ce n'è uno più giovane? Vabbè, allora niente, siamo i secondi.
Però la nostra storia, quella che vi vorrei raccontare qui oggi, inizia 3 anni fa, inizia nell'ambito di un'associazione di volontariato che si chiama Città delle Mamme, che è un'associazione attiva a Roma dal 2009, che sviluppa il progetto a sostegno della genitorialità, come ad esempio il Cinemamme. Noi abbiamo lavorato tanto con queste donne, con neogenitori, e il nostro primo pensiero è stato quello di creare piccoli progetti che avessero uno specifico senso sociale e culturale, cioè rendere soprattutto possibili dei momenti di condivisione sociale, come ad esempio il cinema, per i neogenitori. Ed è una cosa che abbiamo fatto per tanto tempo con passione, però più avevamo a che fare con queste donne, più ci rendevamo conto che oltre agli ostacoli sociali e agli ostacoli di una città come Roma, che non è una città a misura di bambini e bambini, c'era un altro grosso problema, che era quello del lavoro. Un lavoro che le donne, 35-40 anni, una bella carriera, delle grandi capacità, delle enormi competenze, mettono completamente a rischio nel momento in cui decidono di fare questa cosa completamente folle, di avere un figlio. Sentivamo storie di lavori persi, storie di difficoltà a recuperare la propria carriera, e quindi a un certo punto ci siamo chieste, ma noi che siamo una piccola associazione, cosa possiamo fare? E quindi ci è venuto in mente di creare uno spazio di lavoro dove però i genitori, in particolar modo le madri, potessero portare tutti i figli. Questo avveniva nella primavera del 2012, in quel momento noi abbiamo intercettato il direttore del film che stava venendo a Milano, quindi siamo entrati in contatto con Riccardo, che ci ha dato grande disponibilità, e noi abbiamo iniziato a sviluppare il nostro progetto. Noi non avevamo assolutamente risorse economiche sufficienti a far fronte a questo progetto. L'associazione è un'associazione di volontariato pura, quindi non ci abbiamo mai guadagnato un soldo, e abbiamo capito che per noi la strada era quella di un finanziamento. E abbiamo risposto quindi nell'autunno del 2012 a una call lanciata a Bologna a Smart Exhibition, che era una call lanciata da Italia Camp, che si chiamava Call for Social Media. Rispondiamo, vinciamo, la comunicazione ci rimane nel 2013, quindi cominciamo a pensare concretamente a questo progetto. Però noi abbiamo pensato di fare anche una cosa in più rispetto a questo, e cioè cercare la partnership della pubblica amministrazione. Noi un anno fa eravamo espresso co-working a Roma a raccontare a gente che già veniva dal co-working che noi abbiamo questa idea, abbiamo vinto un bando, dovremmo tanto coinvolgere la pubblica amministrazione, e sono molto contenta di essere qui un anno dopo a dirvi che ce l'abbiamo fatta, abbiamo coinvolto la pubblica amministrazione. Allora, dirlo a Firenze, dirlo in Toscana può sembrare banale, però io vengo da Roma, coinvolgere su queste cose la pubblica amministrazione è difficilissimo. E noi soprattutto l'abbiamo fatto in una maniera abbastanza innovativa, perché non abbiamo partecipato al solito bando. La pubblica amministrazione razziale romana ragiona ancora solo ed esclusivamente in questi termini, che secondo me sono molto limitati e limitanti. Quello che è successo a noi invece è stato convincere la pubblica amministrazione, il quinto municipio e l'assessorato alle periferie a darci uno spazio, perché avevamo un buon progetto, il progetto che era già stato finanziato, che aveva vinto una colla a livello nazionale, non una colla del municipio, ma per la mia comunità, grande, dateci fiducia. Questa fiducia ce l'hanno data e vabbè, io sto andando in realtà a casaccio, ma non fa niente, perché mi andava di raccontarvi questa storia così. Cioè, questa è una storia che ha intercettato una serie di bisogni e una serie di visioni. E i bisogni erano quelli che avevamo carpito noi, cioè la possibilità di creare un luogo che rispondesse ai bisogni di una nuova genitorialità, che non trovava uno spazio sufficiente, un paracadute sociale sufficiente nelle risorse che ci sono, cioè la normale congedo di maternità, i normali mesi, non erano più sufficienti, c'era bisogno di qualcosa di diverso e di innovativo, quindi un co-working. Questa è stata la cosa che noi abbiamo pensato immediatamente, una realtà del genere doveva avvenire, doveva concretizzare uno spazio nuovo, e siamo riusciti quindi a intercettare anche una positiva attenzione da parte della pubblica amministrazione, che ha deciso di aiutarci in questo progetto. Forse i 10 minuti sono caduti, non so. Allora,
Gli altri quattro, allora raccontare un sacco di cose. In realtà vuole andare anche così. Questo è lo spazio. La nostra previsione è quella, non è solamente una cosa banale, perché dietro la rete c'è il finanziamento di una banca, quindi abbiamo dovuto convincere una banca che il nostro progetto poteva essere sostenibile. Ce l'abbiamo fatta. Fino a questo momento ci siamo, il progetto si sta dimostrando abbastanza sostenibile, perché comunque non si ben fare, non è tutto quello che sono stati belli, in Italia sono i tempi, si contano sui dati della mano, come per esempio il nostro finora. E quindi la risposta è stata da questo momento abbastanza difficile. Siamo aperti da 2 mesi, siamo ancora veramente in una fase da anche start-up mi sembra integrare sempre la prima anno di voi di questo progetto, però finora la parte vedi come la gestite on demand o la servizio fisso? No, un servizio fisso c'è una coordinatrice dello spazio baby che ha una funzione molto importante, una delle domande importanti di questo progetto, tra l'altro è l'unica che mi ha fatto parte dell'associazione e noi abbiamo scappata veramente al volo, le abbiamo fatto rinunciare al volo che stava già cadendo, questo fatto era un giudizio con noi, però è una cosa veramente valida. No, noi abbiamo avuto lo servizio più provato, abbiamo messo le mani, in realtà la richiesta è iniziata più bassa, abbiamo fatto la più bassa. Diciamo, bisogna mettere un orizzonte temporale delle domande, delle risorse. L'orizzonte temporale che abbiamo l'orizzonte è il fatto che la stessa cosa è stata disposizione di 18 mesi. Quindi noi abbiamo detto ok, grazie, abbiamo firmato e dal giorno dopo che inseriremo poi, in modo che questi 18 mesi, cosa diciamo, noi ti hanno cercato fare una piccola per 19, se lo ripetono indietro. Ve lo racconto l'anno prossimo. Allora, Roma sono molte cose. Sì, sono accorto, no? Sono accorto molte cose anche in questo senso qui. Di adesso, diciamo, molte volte che state lavorando insieme, ce ne sono altri esponenti qui. Per scrivere delle linee guida per novità nella regione promuove, cioè promuove bandi è una parola che loro che sembra appiccicata veramente così, poi sono poco concreti, poco percorribili. Ma sta succedendo anche, diciamo, che abbiamo detto che per permettere il patrimonio metterà bandi in tutti gli spazi. Quindi è un momento veramente in cui potrebbero succedere delle cose molto interessanti. Okay. Io direi se siamo d'accordo così ci coordiniamo. No, ovviamente non dovete stare fissi, piazzanti, cioè nel senso non è che dovete stare lì per forza, e nel caso in cui, come in questo caso, ha parlato meno, c'è stata la possibilità di fare anche 2 domande, comunque poi non. Se no, dopo i 10 minuti aspettiamo per l'approfondimento, così facciamo parlare tutti, diciamo. Però se ci sono dei minuti in più avete fatto bene a prendere la parola, diciamo. Quindi coordiniamola insieme con una flessibilità intelligente, diciamo. Passerei guidata da noi. Direi di passare all'altro progetto. Smart Center. Come? Allora, mi dicono prima... Esatto, il tempo terzo. Da dove vieni? Io vengo da Gallarate, provincia di Varese, quindi abbastanza da lontano, non come la Sardegna, però anch'io, insomma, arrivo da lontano. Io non sono abituato a parlare in pubblico, per cui doveva esserci il mio collega che ultimamente ha avuto un problema familiare, quindi lo devo sostituire. Grazie. Allora, la mia presentazione è tutta qui. Non ci sono tante slide,
La nostra è una storia completamente diversa per molti aspetti da quelle che ho sentito fino adesso e da quelle che ho intuito, perché prima di venire qua mi sono andato a vedere un po' i link di tutti i coworking coinvolti, ma proprio perché l'interesse era quello di capire dove mi stavo infilando. La nostra è un'esperienza che nasce da un'azienda privata. L'idea primordiale è nata circa 3 anni fa, quando abbiamo cambiato sede fondamentalmente e avevamo questo spazio che abbiamo lasciato, ci siamo spostati da un'altra parte. Col trascorrere del tempo questa sede chiaramente non aveva più un utilizzo, però era nella nostra disponibilità. Abbiamo utilizzato per qualche tempo dei servizi di cosiddetto business center, che sono una cosa diversa dal co-working, e quindi ci è venuta l'idea di rimettere, diciamo, in funzione questa sede con questo scopo. Inizialmente il co-working non sapevamo neanche che cosa fosse. Abbiamo steso un progetto con un professionista, tale progetto non ha tenuto minimamente conto del co-working. Quando abbiamo finito tutto, eravamo pronti per partire, abbiamo incontrato una società che si occupa di innovazione, che si sarebbe dovuto occupare della nostra comunicazione. Quando ha visto il progetto ce l'ha strappato davanti agli occhi fondamentalmente, e da lì siamo ripartiti da zero. Quindi il progetto è stato rifatto completamente, metà degli spazi, stiamo parlando di una superficie di circa 600 metri quadri, metà degli spazi sono stati destinati al co-working. Nel momento in cui noi abbiamo steso questo progetto, io personalmente il co-working non sapevo neanche cosa fosse. Diciamo che con questi ragazzi che hanno creato questa società che si occupa di innovazione, erano appena fuoriusciti dall'Università dell'Insubria, che è l'Università di Varese, hanno iniziato, diciamo, a tirarmi dentro questo mondo e sono riusciti ad appassionarmi. Quindi a quel punto abbiamo dato carta bianca a questi ragazzi, noi ci abbiamo messo fondamentalmente i soldi che servivano, e loro hanno realizzato, diciamo, tutto quello che è il layout che noi oggi abbiamo per quanto riguarda il co-working, e siamo arrivati al compromesso tale per cui metà degli spazi li avremmo utilizzati come uffici temporanei e metà degli spazi li avremmo utilizzati per il co-working. Lo spazio che noi abbiamo riattato è uno spazio che era una vecchia manifattura tessile dell'inizio del Novecento. Quindi è stato fatto anche un recupero, diciamo, degli spazi, conservando anche le specificità di questo edificio. Il recupero dei pavimenti antichi, il recupero delle attrezzature tessili che c'erano. Quindi anche l'architetto che si è occupato degli spazi ha mantenuto, diciamo, in essere quella che era l'origine vera di questo spazio di lavoro. In questo momento siamo totalmente sbilanciati, tra virgolette, sul discorso co-working, perché è la cosa che ci dà più fiducia per il futuro, anche se in questo momento è la cosa che ci dà meno risorse in assoluto. Di conseguenza, la mia curiosità nel venire qui oggi era anche quello di capire cosa spinge altre persone a fare iniziative di questo tipo, e trovare anche fonti di ispirazione affinché questa idea possa andare avanti. Noi non abbiamo contribuzione pubblica, anche se le istituzioni, quando è stato il momento del lancio, c'erano tutte al gran completo, dall'assessore regionale a quello del comune, il sindaco, sono venuti tutti, patrocini a go-go, so che non se ne parla, ci dobbiamo accontentare, diciamo, del marchio di qualità sopra la giacchetta. Noi cerchiamo di metterci delle risorse nostre, chiaramente l'obiettivo è quello comunque di creare la community, di creare, diciamo, uno spazio che sia utile, ma soprattutto che sia sostenibile, che possa andare avanti. Le iniziative, ditemi se sto sforando con il tempo. Ecco, benissimo. Allora, le iniziative che noi abbiamo portato avanti in questi mesi sono state queste. Allora, innanzitutto abbiamo avuto un grande sostegno dal punto di vista tecnologico, perché abbiamo coinvolto un partner di prima grandezza che è Sun Italia, la quale ci ha fornito tutte le attrezzature in partnership, quindi noi abbiamo tutti gli spazi allestiti con le ultime tecnologie, tra cui videoproiettore finger touch a tocco manuale, che può servire molto per corsi e quant'altro. Abbiamo poi tutto il sistema di stampa digitale da formato 4 a 3, block e tutto quello che serve. Attraverso il comune abbiamo lanciato questa iniziativa che abbiamo chiamato NetApp, che è una sorta, diciamo, di concorso premiale per le idee imprenditoriali,
perché la nostra idea era anche quella di sostenere l'economia del territorio, cioè a noi piacerebbe, noi siamo molto vicini a Milano, stiamo circa 30 km da Milano, sembra assurdo, ma in questi 30 km c'è un cambio di mentalità epocale, cioè la mentalità che c'è a Milano in provincia purtroppo non si trova. Quindi noi stiamo cercando di portare alla nostra latitudine un valore aggiunto per quelli che decidono di partire nel nostro territorio. Poi chiaramente questo concorso sarà aperto a tutti. L'altra iniziativa che abbiamo portato avanti è la cosiddetta formazione COVO 3.0. Abbiamo messo insieme un calendario di eventi formativi molto trasversali tra di loro, alcuni che parlano di tecnologia, altri che parlano del cosiddetto leisure and pleasure, cioè abbiamo fatto incontri per esempio su come ci si può vestire, su come darsi un tocco diciamo di raffinatezza senza per forza spendere miliardi, abbiamo fatto corsi per esempio per quanto riguarda il mondo del vino e quant'altro, quindi cose molto trasversali tra di loro con la finalità diciamo comunque di accomunare il più possibile persone. Interventi completamente gratuiti per chi li teneva e per chi li subiva, tra virgolette. Subiva è una parola grossa, ma molte persone si sono iscritte e per poi magari in un certo punto rendersi anche conto che non era quello che cercavano. In questo caso l'hanno subito. L'altra cosa nella quale ci siamo impegnati nell'ultimo periodo è quello che noi chiamiamo di ecosistema. Abbiamo diciamo cercato di formalizzare con un sistema diciamo in qualche modo regolamentato quella che era la community che si stava creando. Quindi abbiamo creato diciamo tutta una serie di momenti specifici dedicati a coloro che vogliono entrare a far parte di questa community. Quindi la possibilità di organizzare diciamo degli interventi formativi per chi si sente in grado di poterlo fare nei confronti di altri, oppure i cosiddetti aperinet, che sono degli aperitivi diciamo tematici dove invitiamo le persone in un ambiente un po' più informale, perché non tutti si sentono in grado di poter tenere un corso o comunque un intervento formativo nei confronti di altri. All'interno sempre del cosiddetto ecosistema poi ci sono altre dinamiche, come per esempio anche la newsletter che noi mandiamo con tutti gli aggiornamenti, le cosiddette call, perché all'interno della community sono nate tutta una serie di esigenze per cui c'è chi cercava un collaboratore, c'è chi cercava una certa professionalità, noi pubblichiamo periodicamente questa newsletter dove inseriamo tutte queste opportunità. L'altra cosa molto importante, noi siamo partiti a maggio del 2016, quindi diciamo siamo a 2014. Siamo parecchio avanti. No, che volevo arrivare prima di chi mi ha preceduto. Essere proprio l'ultimo a essere sicuro. No, maggio 2014, il 16 maggio 2014, e probabilmente entro l'anno partirà il primo progetto di una piccola startup che in realtà è una rete di impresa nel campo dell'arte con focus sui bambini. Praticamente mette insieme le competenze di sviluppatori a livello di programmazione che hanno curato diciamo l'aspetto software, c'è un architetto che diciamo ha studiato il prodotto dal punto di vista didattico, è quello che ha avuto l'idea, abbiamo un'associazione di promozione sociale che si occupa fondamentalmente del riuso dei materiali e di didattiche per bambini, ci siamo noi che diamo non tanto come Visma Center ma come diciamo la società da cui si è originato Visma Center, diamo supporto tecnico e tecnologico perché questo progetto ha diciamo un apparato hardware un po' particolare e poi c'è tutto il software. E poi c'è una grossa società di programmazione, una società per azioni, che è quella che praticamente ha sviluppato il prodotto software. La particolarità di questo nostro progetto è che sarà una rete di impresa, quindi non è né una cooperativa, è una rete di impresa. Abbiamo voluto ognuno di noi mantenere in questa fase la nostra specificità di azienda, perché ci sono aziende come nel nostro caso, 23 anni che ci siamo, l'altra azienda altrettanto e quant'altro, quindi in questa fase marciamo ancora tra virgolette separati in questo progetto, però con un filo di unione unitaria. Basta, io non ho nient'altro da aggiungere, volevo solo ringraziarvi dell'invito e dell'opportunità che ci avete dato. Entrambi. Gruppi di due. Ciao.
sono queste le numerate. Ah, sono numerate. Sono una per una. Sì, farò segno. Sì, sono una per una. Ma magari l'altro. Sì. Fai te, sì. Mi raccomando, non sta bene. Ok. Buongiorno, mi chiamo Boris, sono uno degli associati fondatori di Officina Lieve, lei è la presidentessa di un'associazione di promozione sociale. Officina Lieve nasce nel 2014, a marzo del 2014, a Borgo San Lorenzo, 30 km da Firenze, un contesto, ora, la slide che è sparita, un contesto di campagna, quindi agricoltura, boschi e una rete molto forte legata al territorio. Dovrebbe essere numerata. Ok. Questa prima slide, tanto che vedete conto del territorio in cui noi ci troviamo a lavorare, nel senso una cittadina di 20.000 abitanti, appunto in questo contesto di campagna. L'idea della lentezza è uno dei temi che stiamo portando avanti come Officina Lieve. Il territorio nel quale ci troviamo a operare è in qualche modo importante per questa. Io ho qui diviso questa slide in un chilometro, perché quando ho saputo di 10 minuti a disposizione, ho detto, cavolo, 10 minuti sono un po'. In realtà 10 minuti corrispondono poi a un chilometro per una persona che cammina. Ho iniziato a fare delle foto e queste foto apparentemente tutto uguali, in realtà ti permettono, se hai voglia di percorrere camminando, di vedere, non so, ora qui non si vede un cazzo, si può dire in una conferenza, ma in una non conferenza, ma insomma. Può vedere una stagionata, si possono vedere degli elementi architettonici, cioè sono tanti che andranno nella velocità dell'agire in città, non si vede. Ok, no, secondo. Mi devi scusare, sono un po' una scimmia della tecnologia, quindi. Ok. Ciascuna è un rimando espresso come working nel 2013. Da luglio del 2013 abbiamo iniziato a pensare, a incontrarci in quattro su questa idea del co-working, che da subito l'unico elemento che avevamo di base era co-working tradizionale, digitale, ma anche laboratorio. E andare a Roma è stato utilissimo, un po' come il cane appeso ai palloni, cercavamo una direzione, perché con vie delle serate avevamo anche pensato a un po' scout, cioè un co-working fatto sugli altri. E andare all'Espresso Co-working ci ha permesso di conoscere persone che ci hanno aiutato a dare anche una direzione, consigli, ai quali come noi successivi abbiamo rotto le scarpe. Avanti. Marzo 2014 ci siamo costituiti come associazione di promozione sociale e metà giugno del 2014 abbiamo trovato lo spazio. Questo è lo spazio, un campanoncino industriale costruito nel dopoguerra, assolutamente abusivo e poi condonato, nel quale venivano costruite delle cisterne. Come al solito il nostro logo è uno simbolo, Officina Lieve, cioè una componente di aria che porta su e una trave che cerca di metterci a terra. Quando siamo entrati in questo spazio, oh cavolo, la luce, le ombre, bellissimo, e quindi è nostro, 220 metri di spazio, pure avanti, ecco, la fase successiva è stata un cazzo cosa abbiamo fatto, nel senso che lo spazio era ridotto veramente in condizioni notevolmente sgaruppato. E quindi, ma come direbbe il maestro Uwe, per chi non lo conosce, il maestro di Kukubanda, se lui dice il caso non esiste. In effetti da questo problema, cioè avere un budget limitato, quattro soldi associati fondatori, ci ha permesso di vedere cosa possiamo fare, cosa possiamo inventarci anche per
presentarci al territorio e non solo. Abbiamo iniziato, grazie a chi era il gioco delle reti che avevamo, grazie a un'associazione che si chiama Italia, abbiamo organizzato un primo laboratorio. Laboratorio di strutture GREB, cioè una struttura per costruire case in legno, paglia e commerci naturali. E a luglio, metà luglio di quest'anno, abbiamo avuto un sacco di iscritti, ma oltre agli iscritti un sacco di energia modificata. E quindi questo è stato, non era stato pensato, ma è stato un elemento per noi molto, molto utile, molto, molto importante. E da lì ne abbiamo fatti altri, diversi altri, e la cosa bellissima è stata che molti dei soci a questo punto, autocostruttori, sono tornati ai corsi successivi. Il nostro cuore nella ristrutturazione di questi immobili era autocostruzione e materiali naturali. Quindi grassello di calce, il forum della calce già in qualche modo accompagnati con i loro insegnanti, possono essere artigiani e professionisti, e quindi noi come officina ci siamo occupati della parte di comunicazione e di organizzazione di chi veniva a visitare il nostro territorio. Quindi ci sono alcune foto, qui stiamo facendo per esempio un pavimento romano in Coccio Pesco, questo è un cappotto in paglia e argilla, insomma. La cosa bella è sempre il rapporto artigiano con gli autocostruttori. Che cosa è nato da questo rapporto? Alcuni degli autocostruttori sono venuti a altri corsi e ci hanno chiesto: ma quando il cantiere sarà finito, quando il co-working, laboratorio e co-working inizierà, cosa succederà di questa esperienza? Perché non lo portiamo avanti? E da lì è nata l'idea di fare una cooperativa. E quindi una cooperativa che andrà a riniziare a creare nuovi semi dell'autocostruzione. Questa slide è un po' per capire il contesto in cui ci troviamo. Adesso trovate un piccolo bar sul lago nel quale portavamo chi veniva da tutte le parti d'Italia a conoscerci. Ed è un piccolo bar che è legato a un gas, quindi prodotti locali fatti da un lotto condiviso e volontari che si sono messi a disposizione per prepararci dei pasti a 6-7. E poi altri elementi, questo a sinistra è un ticinese, un nostro amico, che è venuto a tagliarci, a una segheria mobile, è venuto a tagliarci i tronchi di legno messi a disposizione dalla comunità montana del nel posto. Noi tramite quel camion, questo unico, tramite un altro, una persona fantastica, Andrea, abbiamo recuperato i tronchi, li abbiamo tagliati in questa segheria mobile e abbiamo avuto i materiali gratis per proseguire. Vai pure. E infine, l'ultima slide, che è un po' uno degli elementi fondanti che noi stiamo cercando di dare alla nostra è l'idea del tempo. Perché noi viviamo in un territorio che cambia e almeno quello lo vediamo perché le stagioni, per i boschi, perché sono completamente diversi rispetto a 2 mesi fa. I materiali naturali che stiamo usando per essere di calce ti obbligano a fare i conti con il tempo, cioè tu non puoi accelerare il processo, non puoi dire prendo il cemento e lo uso in lo puoi fare col cemento, non con il grasso. Quindi noi stiamo cercando anche di riacquistare questa lentezza che un po' si è andata a perdere in Italia, era la base dei nostri artigiani, ma all'interno di questi laboratori quello che stiamo imparando, in qualche modo imparano le persone che vengono, è anche che per fare certe cose ci vogliono delle fasi di stagionatura, di essiccatura e vanno rispettate. Questa lentezza poi, e quindi fare le cose pensandoci, creandole, ma con un certo ritmo, può essere adattata a qualsiasi dei temi, che siano sempre artigianali, ma anche la comunicazione. Cioè la comunicazione di officina, che va pari passo alla parte dei laboratori, è un percorso lungo, perché tu puoi stare al computer, ma puoi fare le cose in 3 secondi o in 2 giorni. E noi
cerchiamo di farlo in due giorni. Basta. Come on. Sì, dai, metti ce l'hanno anche me. Aspetta, ce la do, lo devo commentare io, la nostra. Ma io no. Ancora in fase di finitura. Cobox è Cremona, che è una città, una sfida direi abbastanza ardua questa, perché è una città del nord Lombardia, però è molto agricola come mentalità, molto, molto chiusa, anche logisticamente non è collocata bene, perché comunque non è vicinissima l'autostrada, nel senso che per andare da qualsiasi parte bisogna andare o a Brescia o a Piacenza. E anche la ferrovia siamo messi veramente male. Quindi aprire uno spazio di questo tipo in una città provinciale, chiusa, nonostante sia il nord e si pensi chissà che cosa, è stata veramente una sfida ardua, anche perché tendenzialmente la mentalità è ancora molto quella dell'essere anche degli imprenditori, quindi dell'essere dei propri spazi singoli. Quando io parlavo, perché io sono una delle residenti, la prima domanda che mi facevano ancora questo primavera del 2014, ma poi con la concorrenza come fai? Ed è la primissima domanda, ancora prima di chiedermi che cos'è, come si sarebbe sviluppato. Faccio questa premessa proprio perché è una sfida, ma in realtà per lo stesso è una città che, non avendo appunto di poter contare sul sviluppo, su altre tante grandi attrattive, perché comunque c'è un turismo molto culturale, c'è la birreria, ma di niente, tutto quanto, questo potrebbe essere un'opportunità. Nasce dalla volontà di un consorzio di Information Technology, che è il CRIT. Sono 8 aziende che lavorano nell'ICT, che è un consorzio che nasce nel 2012 con due mission principali: creare un polo tecnologico a Cremona e un co-working. I tempi hanno fatto sì che prima si aprisse il co-working, anche perché era più gestibile. Di queste 8 aziende, 3 sono le aziende che hanno finanziato questo progetto, e sono MailUp, Microdata e Lineacom. Allora, Lineacom è l'azienda municipalizzata, un centro municipalizzata che ha cablato tutta la città. Cremona è una città in fibra ottica da 15 anni più o meno, con sperimentazioni anche di fibra di banda ultra larga. Nonostante questa potenzialità, di fatto non si è mai sfruttata, quindi c'è un'infrastruttura molto avanzata, dall'altra parte invece un problema culturale ancora da sviluppare. Quindi rispetto a tanti altri territori abbiamo il problema contrario, quindi un supporto tecnologico non indifferente
e un non utilizzo. Quindi il CRIT proprio a questa voleva dare un contributo anche alla città per sviluppare il digitale. Infatti questo è un co-working totalmente dedicato allo sviluppo di start-up o di imprenditoria legata all'IT, ICT, IT. Quindi in questo momento non ci sono ancora nessun tipo di... ci sono solo dei residenti, non ci sono dei co-worker, però rispetto a informazioni di chi ci ha chiesto abbiamo già detto dei no, almeno si tenta in questa prima fase di tenere, quindi chi non ha a che fare con l'ICT non lo vogliamo sostanzialmente. Non vuol dire ovviamente solo sviluppatori e programmatori, però vuol dire comunque tutto quello che quel mondo che ha a che fare con l'ICT, che utilizza l'ICT. Perché anche c'è un motivo per cui c'è questa accomodazione, un po' perché, come vi dicevo sulle caratteristiche di Cremona, ma un po' perché le aziende che hanno deciso di fare questa operazione, Mail App soprattutto, hanno una grandissima difficoltà a trovare programmatori e quindi vogliono utilizzare questo spazio anche un po' come test, passatemi il termine, o comunque cercare di incentivare anche queste figure professionali dove loro davvero sono molto in difficoltà. Esempio recente, hanno fatto di entrare 3 cervelli italiani che erano all'estero, li hanno fatti di entrare in Italia per lavorare da loro. Ora, non è che deve essere il co-box un surrogato, tra virgolette, per sviluppare, per trovare posti di lavoro dall'altra parte, perché poi questo spazio è assolutamente è sullo stesso edificio di MailUp, quindi ci divide una porta. È uno spazio di 600 metri quadri in tutto, possiamo procedere. E questo è un po' il concetto che vi ho appena espresso sulla tipologia di imprese. Diciamo che rispetto al COBOL primo che abbiamo sentito di Scali, siamo molto simili come finalità e come approccio. Chiaro che loro hanno un anno e mezzo di storia in più e soprattutto anche, mi pare di capire, uno spazio maggiore rispetto al nostro. Però la filosofia di targarsi ai ICT è ben chiara e netta nelle menti di chi ha finanziato e deciso di mettere in piedi questo spazio. Questo spazio che non vuole essere un incubatore, ma vuole essere, oltre a uno spazio di co-working, anche un facilitatore, cioè fare in modo che chi ha delle idee, anche imprenditori già consolidati, vogliono sviluppare delle idee, vogliono sviluppare dei progetti particolari in ordine delle proprie aziende, possano trovare in questo spazio materiale umano che possa svilupparlo, eventualmente anche partnership con attori locali esterni. Noi abbiamo una partnership col Politecnico di Milano, sede di Cremona, e col Poliab, che è il loro incubatore, col quale utilizzeremo, diciamo, il loro consulente, il loro mentor, però per lo sviluppo dei progetti. I numeri di Cobox. Cobox ha 26 postazioni in spazio co-working, chiamiamolo puro. Attualmente nessuna postazione è stata occupata, anche perché è vero che abbiamo fatto settembre, però di fatto l'inaugurazione che ha creato un minimo di cassa di risonanza sul territorio. L'ambizione è quella di portare anche persone da fuori dalla città, perché Cremona c'è 50.000 abitanti, quindi appunto ma rimasti fino a subito. Ci sono 4 uffici residenziali, fra cui io sono una delle residenti, più ho un ruolo di chiamiamolo coordinatrice dello spazio eventi formazione. I 4 uffici sono da uffici da 4 postazioni, tranne uno che è da 8, e in quello da 8 si è insediata la parte di ricerca e sviluppo di Linecom, che è una delle 3 aziende di questo consorzio che ha dato vita al progetto. Abbiamo 3 sale riunioni, di fatto una sala riunioni molto grande, un'immagine ce l'ho ed è molto figa, diciamo, all'interno, da 12 postazioni, dotata di videoproiettore, possibilità di fare conference call, più un altro paio di salette invece più piccoline. E poi abbiamo uno spazio che utilizziamo per gli eventi e per la formazione, per 30 postazioni per formazione e 50 per eventi più o meno, che è lo spazio che utilizziamo anche per la pausa pranzo di ristoro, quindi subisce una bonifica in quell'ora di pausa, che è anche lo spazio che i melappisti, come li chiamiamo noi, utilizzano per fare la loro pausa. Queste alcune immagini, quella che si vede dalla prima è la reception. Ecco, devo dire che nelle menti delle 3 aziende che hanno dato vita a Cobox, hanno dato abbastanza importanza all'aspetto estetico, quindi un ambiente sicuramente
confortevole, ma anche un ambiente però bellino, quindi c'è un architetto che ha progettato un po' tutto quanto, un artista che ha fatto alcune installazioni, la sala riunioni, quella da 12, ha l'erba sintetica in terra, le nuvole in alto, è molto un po' stile Google, forse, ecco, ricorda. No, sicuramente di più. Allora, questa sembra l'aula della scuola elementare, in realtà questo è il nostro spazio formazione con tutti questi tavolini colorati, perché sono anche una scelta di questo tipo, non tanto per dare un aspetto così per ludico, ma perché erano più funzionali, perché vengono utilizzati per la formazione, per tavoli di lavoro, per gli eventi, per una serie di cose. E soprattutto avevamo un problema di fisico di ingombro e quindi delle cose riutilizzabili. L'altra fotografia invece è la zona più relax, quindi con delle poltroncine che portano le macchinette del caffè, dove eventualmente sono utilizzabili anche quelle per riunioni più brevi, informali, dove c'è bisogno anche di meno privacy. Ecco, qui vedete la sala riunioni con, ancora dei minuti sarò, la sala riunioni con le nuvole e l'erba sintetica, lo spazio è tutto molto vetrata, vista tangenziale, vista orrenda, in realtà non è un centro storico a Cremona, ve lo faccio notare perché qualcuno che l'ha visto ha badato questa cosa che il co-working fosse fuori dal centro di città, cioè io non ho una mappatura geografica di tutti i co-working se ne risultassero in un centro fuori, questo è leggermente fuori, però c'è comunque un altro parcheggio attorno che lo rende anche funzionale, un po' perché sull'aspetto formativo scolastico ci puntiamo più sull'aspetto formativo che non sugli spazi di co-working, ecco anche il fatto di non porsi troppi problemi sulla, per quanto riguarda la logistica. Cosa succede all'interno di questo spazio? Oltre alle postazioni, formazione ed eventi. Abbiamo capito da subito che per far funzionare questo spazio bisogna organizzare sempre tante cose, tutte le settimane, per cui stiamo pensando di organizzare degli aperitivi business in fase serale per creare la nostra community su degli argomenti sempre legati all'IT, formazione, corsi di formazione a pagamento per figure che possono, sia per i resident ma anche per figure che possono partecipare a corsi di formazione. Per esempio abbiamo da poco, questi giorni, siglato una partnership con i corsi di formazione per il Politecnico di Milano sulla Mobile Academy, per esempio, che svolgeremo all'interno del nostro spazio per il 2015. Stavamo anche pensando, mi chiedo proprio di questi giorni, di fare a fine agosto dell'anno prossimo una summer school legata proprio a programmatori, quindi anche questo magari finanziato da aziende non locali ma anche fuori, sugli argomenti tecnologici, proprio per contribuire a questo sviluppo, che come dicevo è sicuramente risponde, dovrebbe rispondere a un'esigenza delle aziende che già ci sono, ma in realtà è concepita anche come potenziale sviluppo imprenditoriale in una città comunque vecchia, che ha bisogno di trovare anche degli elementi di imprenditoria o comunque di occupazione. Questo è un po' la mission. È un progetto al momento privato, anche se le collaborazioni con le istituzioni locali non solo sono in avvio, anche perché le aziende che l'hanno fatto sul territorio sono strutturate abbastanza con. Grazie. In 30 secondi e poi per partire questa qui, grazie. C'è tempo a caricarsi. Ok, intanto mi presento, io sono Simone e sono un programmatore freelance, lui è Alessandro, uno dei founder di Let's Make e sono presidente di Let's Make, un'associazione di promozione sociale che ha dato vita allo spazio di co-working che adesso insomma vi presenterò. Dove siamo? A Roma, siamo a Roma, per chi conosce la città, zona Cinecittà, la meta di riferimento è di Latino. Sì. No, sta tutto bene, sta caricando, voi prendete un po'. Sta caricando la presentazione. Sì,
Cioè, quindi vi do un po' di date, insomma, da quando siamo creativi. Noi siamo creativi da 10 mesi, da febbraio. Ok. Le prime slide sono un po' un tour all'interno di Let's Meet. Tutta la presentazione, insomma, punta a condividere il più possibile dati e informazioni che possono essere da ispirazione, da spunto a chi vuole avviare, insomma, un piccolo spazio di working. Ecco, noi non siamo i più giovani, ma sicuramente siamo i più piccoli, perché il nostro spazio si distribuisce in 80 metri quadri complessivi. Questo qui è il primo piano con 6 postazioni in open space. C'è un secondo piano, non ho detto una cosa importante, fondamentale, che è Let's Make, è un co-working orientato ai maker, quindi c'è una forte componente di persone che operano in ambito maker. E quindi il secondo piano è tutto dedicato, insomma, ai maker. Questo qui è l'area laboratorio, che è suddivisa essenzialmente in 3 parti. C'è una prima parte dedicata alla stampa 3D con la nostra Blu-ray 3, una seconda parte che serve per la progettazione di circuiti, di schede, quindi ci sono schede di progettazione rapida, Arduino, sensoristica, attuatori, e poi c'è una terza area che è dedicata al test di questi circuiti sviluppati, quindi oscilloscopio, alimentatore, generatore di funzioni, insomma, tutto quello che siamo riusciti a mettere lì dentro. E la terza area è la sala riunioni, qui, insomma, sembra un po' piccolo, in realtà è lo spazio più grande di Let's Make, una sala di riunione, corsi da 12 persone, durante il giorno è dedicata alle riunioni dei co-worker, e poi la sera dalle 19 alle 21, durante la settimana, circa un giorno a settimana, facciamo dei corsi per finanziare l'associazione e per far girare conoscenza tra i vari co-worker, tra i vari attori che operano Let's Make. Tutto questo, appunto, come dicevo in apertura, è in ambito non profit. Noi siamo un'associazione di promozione sociale, e il nostro compito di gestore, diciamo, di Let's Make viene svolto solamente in forma gratuita, ma non potrebbe essere altrimenti data la natura dell'associazione. E, come è gestita? C'è un consiglio direttivo, attualmente siamo 10 persone, all'interno di questo consiglio direttivo ci sono dei responsabili che si occupano delle variabili, quindi c'è il responsabile del co-working, il responsabile del laboratorio, degli eventi, dei corsi e di tutte quelle situazioni, insomma, che sono necessarie. È sostenibile il no profit come modello di business? Lo vediamo qua. Innanzitutto perché abbiamo scelto il no profit? Essenzialmente perché quando abbiamo creato Let's Meet ci serviva a noi 5 soci fondatori, un po' tutto volte. Vicino casa nostra non ce n'erano, e quindi abbiamo deciso di associarci e creare uno spazio di co-working. In questo schema ho riportato un po' come abbiamo fatto fronte alle spese che ci sono, insomma, create durante questo primo anno, primi 10 mesi di co-working. Tolte le spese di avvio di lavoro iniziali che abbiamo, diciamo, anticipato noi cofondatori. Le entrate si suddividono il 40% in arriva dei corsi. Il 40% arriva dai corsi, quindi una fetta abbastanza grossa delle entrate arriva proprio dai corsi. Noi inizialmente pensavamo che il co-working potesse essere il motore principale. In realtà poi, forse un po' per età anagrafica e per rete di contatti, i corsi hanno avuto un buon riscontro, perché probabilmente ancora la nostra rete sociale è molto legata all'ambiente universitario e di persone in formazione. Quindi noi magari abbiamo qualche anno di lavoro alle spalle, un po' di esperienza, lanciamo un corso e la nostra rete di contatti è molto recettiva e frequenta i nostri corsi. Il 30% comunque arriva dal co-working, e ci sono 3 postazioni occupate su 6 al momento, e variano, vengono persone per una giornata e poi invece ci sono noi due più un'altra ragazza, che siamo stabili, insomma, da quando abbiamo aperto fino ad oggi siamo stati sempre lì. Un'altra fonte di guadagno è quella degli eventi, quindi workshop che organizziamo. Diciamo, in questa fetta rientrano gli eventi e tutto quello che ruota intorno agli eventi, quindi nuovi tesseramenti, raccolte fondi e quant'altro. Un 10%
dico purtroppo, è ancora coperto dai prestiti che noi del Consiglio Direttivo facciamo ad Assimilio. Quindi ancora non siamo del tutto autosufficienti, quindi è un modello di business che ancora non funziona completamente, perché un 10% delle spese ancora attualmente è scoperto. Questo 10% vogliamo coprirlo nel breve periodo, che sono i prossimi 3-4 mesi, attraverso nuove entrate nel nuovo work, insomma, nuove costruzioni di work occupate. Se tutte le costruzioni fossero occupate, insomma, saremmo a regime e il non profit sarebbe autofinanziato. Questi sono poi i prezzi per farvi capire cosa comporta essere un'associazione non profit. Comporta il poter abbassare i prezzi, quindi abbiamo una giornata a 10 euro, un mese a 100 euro per quanto riguarda il co-working. Per quanto riguarda il laboratorio, invece abbiamo la modalità pomeridiana, perché la mattina il co-working è dedicato solamente a chi occupa questa azione di co-working. Il pomeriggio invece si apre il laboratorio anche a studenti universitari, studenti che magari vuole sviluppare un proprio progetto, con questi prezzi qui diventate 20 euro e quindi 30 euro. Quindi per essere molto concreto, per farvi capire insomma i costi che andiamo a produrre. Altra iniziativa è quella dei Let's Coin. Let's Coin è una moneta virtuale che abbiamo introdotto da 3 mesi e permette di ricompensare chi svolge un servizio per l'associazione. Quindi, faccio un esempio molto pratico, questo lo dice al volo, si rompe la stampante 3D, il responsabile del laboratorio chiede agli altri soci, c'è qualcuno disponibile a riparare la stampante 3D? Socio X dice sì, io sono disponibile. Il socio viene ricompensato con 20 Let's Coin. Il sabato successivo c'è un workshop, il socio X partecipa al workshop pagando con 20 Let's Coin. In questo modo generiamo un ciclo virtuoso tra scambio di servizi all'associazione, scambio di conoscenza, insomma si innesca un volano che devo dire in questi primi 3 mesi ha funzionato abbastanza bene e sta funzionando abbastanza bene. Quindi questo insomma è lo spunto che volevamo darvi. La moneta virtuale, ecco. I progetti Let's Make in questi mesi non è stato veramente molto, ma si è sviluppata una vera e propria community di interni co-workers e esterni che hanno sviluppato vari progetti durante i mesi. Porto 3 esempi. Per esempio, questo qui è un progetto che ho sviluppato io con una ragazza che fa co-working, lei è un'illustratrice, e allora abbiamo creato un libro illustrato per bambini non vedenti. Le illustrazioni sono realizzate con dei materiali tattili che, diciamo, igienizzano il reale materiale presente nell'illustrazione, e poi in più c'è il contributo dell'elettronica della programmazione con Arduino. Quando il bambino non vedente passa con la mano sull'animale, viene riprodotto il verso dell'animale corrispondente. In questo modo, insomma, immaginate il bambino non vedente che esplora l'illustrazione e riesce a leggerla anche con l'utilizzo che è in contatto. Un altro progetto è questo qui, Multi-Fluid Interface, lo chiamiamo un gioco che è andato un po' per tanto, ma sto diventando le funzioni della magia all'interno di Let's Make, che è un incrocio tra Guitar Hero e Flip Ninja. Cade la frutta dello schermo e la cosa insomma divertente è che il controller è frutta vera, quindi quando cade l'arancio dentro la riga orizzontale, premendo l'arancio esplode. Questo qui è puramente l'unico, insomma, però le fiere bambini si divertono. E l'ultimo progetto, un minuto, ok, tanto, no. L'ultimo progetto è QCode, di cui vi do una leggerissima introduzione, poi domani Alessandro lo presenterà all'interno della parte di progetti in aria, appunto negli spazi di co-working. Questo qui permette di programmare tramite questi cubi. Senza avere un computer a disposizione, si posizionano i cubi sulla griglia, si manda un'esecuzione, quindi se qualcuno massima un po' di programmazione, se A è uguale a 2, allora stampa 2 più 2 secondi, accende la più 2 secondi, altrimenti parte roba. Domani comunque Alessandro ve lo mostra. E gli eventi, tutti questi progetti che nascono, le nostre iniziative, noi cerchiamo di vincolarli in eventi come questo, per esempio. 3 eventi fondamentali fino a qui sono stati la Bruno Day a Roma, e avanti, il Code Motion, insomma, è la conferenza che a livello di coding si è fatta probabilmente la più importante a livello europeo, e poi abbiamo chiuso insomma fine estate, inizio giugno, con la Maker Faith di Roma, e niente, con questo ho concluso con i tempi, e vi ringrazio.
Qualche DAO? Sì. Vediamo allora. Questa vuol dire quella che fa all'intensa che è sulla questa. Mi chiami Riccardo. Vabbè, mentre si carica il presi, comincio, penso che ci siamo, e faccio un pochino a raccontare. Il nostro è un progetto un po' differente per come è nato rispetto ai precedenti. Produzione, peraltro, abbiamo fatto in molti. Allora, noi non abbiamo in realtà aperto uno spazio nel 2014. La mia associazione Work It Out a gennaio del 2014 ha ripreso uno spazio di co-working già esistente a Roma, che però aveva chiuso per motivi, insomma, di scelta, di percorso professionali delle precedenti persone che lo gestivano. Era uno spazio, uno dei più storici a Roma, Covo 360, che aveva aperto già nel 2009. E, infatti il nostro dominio è coworkingroma.com, una scelta abbastanza lungimirante da parte di Stefano Borghi. Le persone che lo gestivano però nel corso del 2012-2013 hanno preso altre scelte e lo hanno chiuso. Questa è una parte della storia. Io e la ragazza con cui abbiamo fondato l'associazione Work It Out invece vivevamo all'estero in quel periodo, io all'estero, Marta in un'altra città di Roma, e decidiamo, avendo imparato un po' di cose in giro per il mondo, io mi occupavo di qualche aziendale di mobilità e Marta di comunicazione, di riaprire uno spazio di co-working a Roma per cercare di dotare la città di uno spazio di aggregazione e di innovazione. Quando è nato il nostro progetto nel 2012 ancora c'erano pochi spazi e si sentiva poco parlare di co-working. Esatto. E quindi decidiamo di contribuire al rinnovamento imprenditoriale e sociale del territorio romano, che soffre evidentemente di tante lacune che in questo momento sono venute evidentemente a galla, e di farlo in un modo però non politico, ma investendo direttamente sul territorio. Quindi cerchiamo di capire in che cosa si possono realizzare le nostre esperienze precedenti, come possiamo realizzare il nostro progetto e quello che scegliamo è la realizzazione di uno spazio di co-working, che per noi appunto significa sia indipendenza lavorativa, cioè non nessuno è obbligato per forza a collaborare, per noi la collaborazione è un valore aggiunto che è valida se nasce spontaneamente e appunto diventa un punto di riferimento del territorio. Cominciamo, io ritorno dalla Lituania, Marta da Verona, a cercare uno spazio, incontrando le evidenti difficoltà che già i miei colleghi precedentemente hanno raccontato. E, no, pensate indietro. E, per me è stato molto importante andare l'anno scorso alla conferenza europea del co-working a Barcellona, dove ho conosciuto Stefano Borghi, che adesso è uno dei founder di Copass, cioè della rete internazionale dei co-working, e lui appunto mi ha parlato di questo spazio al momento inutilizzato. Lo spazio, non ho messo tantissime foto, tra l'altro molti
tutti i presenti lo conoscono, comunque come spazio, è uno spazio di circa 240 metri quadrati vicino a stazione di Burtina a Roma, allestito in modo molto, creativo, in modo che stimola appunto la collaborazione, l'informatizzare in modo spontaneo. E ci è piaciuto questo spazio, abbiamo deciso di fare un investimento e di dargli vita. Ok, quindi noi ereditiamo sicuramente qualche cosa, non partiamo solamente dal zero, come gli altri spazi che hanno provato precedentemente, però anche questa per noi è stata una sfida, cioè riuscire a riavviare uno spazio che aveva una storia importante e promuovendo, portando avanti la comunità che è stata una risposta forte. Questi possono portare subito alcuni livelli che noi cerchiamo di trattare, quindi non è soltanto articoli di formazioni, ma è versione di una comunità ovviamente basata su una certa visione. In particolare noi ci siamo sulla formazione imprenditoriale, sulla creazione, di un aspetto di nonno, ma comunque. E sull'innovazione sociale e tecnologica. In particolar modo l'economia collaborativa, abbiamo citato vari eventi di perché c'è anche un film, alla fine c'è un piccolo filmato che penso però non so se però riesce a leggere. Vabbè, facciamo così la presentazione qua. Vabbè. Tale che insomma, è possibile prescindere che al momento attraverso cui passano tutti quanti i progetti esposti da noi. Cosa è successo in un anno? Tante cose, abbiamo ricominciato a riallestire lo spazio, noi abbiamo 240 metri quadrati disposti su tre piani per circa 20-22 postazioni. Nel corso di un anno abbiamo riavviato la community che si era spenta, diciamo, al chiudere dello spazio, e in un anno abbiamo avuto oltre 15 co-workers fix e flex, postazioni residence e invece nomad, e fix and chips sono un ciclo di piccoli eventi serali accompagnati da un aperitivo di approfondimento su temi trasversalmente utili ai professionisti, insomma un ciclo che sta avendo successo, è carino, riesce a unire l'informalità all'approfondimento di alcuni temi. Giornata open covo e, come dicevo, gli eventi WeShare, quindi del think tank sull'economia collaborativa, che insomma, è uno dei nostri partner. La nostra festa, che la Circus, che è stata insomma, un evento che ci ha fatto piacere perché abbiamo visto quanta gente gira intorno al covo 360 e che rete negli anni precedenti e in quest'anno siamo riusciti a ricostruire, e poi abbiamo ospitato vari eventi come le colazioni con Arduino, con i ragazzi MC Elettronica e per ultimo i ragazzi di TAG, evento gestito da IBM. Ok, qual è la nostra strategia per il futuro? Su cosa vogliamo puntare? Su continuare ad approfondire e rendere più vivaci le collaborazioni territoriali con gli investitori, quindi rendere ancora più forte
la correlazione con il territorio, che su Roma significa lavorare anche sul nostro stesso quartiere, che è un quartiere che fa il Tiburtina, per esempio, più di Bologna. Quindi lavorare su quel quartiere per noi in crescita, in sviluppo, tra l'altro dove essere il piccolo work anche di Tommaso Spagnoli, può avere un valore aggiunto, pensare in chiave molto locale, quindi pensare globalmente e agire localmente, non solida. E così vogliamo diventare un punto di riferimento di innovazione, cioè nei nostri contatti, volete approfondire sul nostro sito coworkingroma.com. Vado da veloce. Ho accelerato, grazie. Chiamerei Copiù, è la penultima presentazione di stamani, siamo andati molto veloci perché eravamo in ritardo, così magari riusciamo a fare due parole su quello che abbiamo visto, che ci sembra la cosa più utile, e poi dopo ci rilassiamo un attimo. Questo? Non c'è più? C'è più. Beh, allora passiamo all'Loft 350, e così facciamo anche il cambio, giusto? Tu hai un drive, ti do il cavo e via. Ok? Ecco, più dato un messaggio che è aspetta, dammi una mano qua perché io... Allora, siccome questo sarà l'ultima intervento della mattinata, perché i ragazzi con più sono abitati e sono in mezzo di taglio, evidentemente, e poi vi chiedo un po' di attenzione, così cerchiamo di fare due parole su quello che abbiamo visto e ci hanno presentato i ragazzi, ci interroghiamo anche, magari anche su oggetti specifici, se i nostri co-working manager sono interessati a alcuni progetti in particolare, oltre a fare un ragionamento generale. La parola all'ultima presentazione. Scusa, se mi vai. Allora, dimmi scusa perché l'ha scaricato prima. Non so se l'ha scaricato il tuo collega o me l'ha. Su Drive. Esatto. Siccome io vado su Windows. Riccardo? Dove l'hai messo? Vabbè, non c'è. Riccardo? Abbandona. Tu riesci a caricarmi? Certo. No, se solo me la fai partire. Visto che il computer è tuo. Vabbè, grazie. Allora, no? Buongiorno, mi chiamo Gianluigi Capucci, vengo da Modena e mi sono qui per raccontarvi questa storia, no? Se mi dai una mano... Sì, basta che mi dai uno sguardo, io giro. Loft 350, è abbastanza... Allora, Loft perché in effetti lo spazio dove è stata creata questa... esperienza di co-working, che vedremo adesso, riprende un piccolo capannone artigianale degli anni 50. Ha premesso che forse tra tutti i progetti adesso visti, il nostro riprende interno poco fa è tra i più sgarrupati, nel senso che è uno spazio che ha avuto un certo percorso e infatti ve lo vorrei raccontare perché noi siamo partiti in realtà il primo di ottobre, abbiamo aperto la porta di casa il primo di ottobre e fino a luglio ancora non avevo, io sono scritto e la mia compagna, no, la mia famiglia non avevamo ancora idea di che cosa fare in questo spazio. Lo spazio, se vuoi andare avanti, è appunto, come dicevo, un piccolo capannone di circa 200 metri quadrati. Mi innamorai di questo spazio nel 2007 circa, e nel 2008 lo comprai, ma ancora non avevo esattamente idea di cosa
fare, mi piaceva la struttura e quindi ho iniziato pian piano a strutturarlo, su piegare parecchi anni. Nel frattempo io mi occupo di turismo e informatica, avevo tre società collegate, pure, e, ma quando si vede tanti locali in origine, non so se lo vedete. Questo si vede. Sì, e qui sono già in effetti i primi lavori fatti. È un open space, c'è un ingresso, e questo spazio aperto molto alto, di circa 90-100 metri quadrati. È stato creato un sospalto, e alla fine della ristrutturazione, verso il 2010, ho pensato, perché non una specie di co-working, però in realtà con le tre realtà che avevo, le due tre società, già se avevo tre affitti separati, avevo 10 persone circa che collaboravano con me, questo era, secondo, poteva essere l'idea di una prima, eravamo ancora in 2010, forse con working, era nato forse con Milano o Roma. Modena già oggi, ecco, fatto la presa, Modena oggi si parla di co-working, si parla di uffici dove vengono affittate delle porzioni di scrivania e di locale. E quindi ci provai a vedere se era possibile farlo. Stavamo nel 2010, oggi sarebbe possibile, però 4 anni fa no. Dai pure, grazie. Appunto, qui racconto che c'era un po' di questa crisi, l'idea di portare tutto nello spazio, che comunque era mio, in qualche modo poteva essere anche una soluzione per mantenere delle figure che portare andare avanti, mi trovai comunque con delle grosse difficoltà e dei muri. La provincia di Modena non ti permetteva, se non avevi un ok da parte del comune di Modena, di installare lì le attività legate al turismo. Cosa stranissima, magari ci potevo fare uno studio fotografico, ma l'agenzia di viaggi no. I codici erano differenti, qui ci sono due slide su due punti codici. Il mio locale attualmente è un C3, era stato legittimato, in realtà poi catastralmente un D8, ma poi l'attività di artigiano, tappettiere, a quei tempi permise di arrivare al C3, la gente di viaggio nel C3 non ci va. Tante altre cose, poi fare un tipo postale, ma l'inizio dei viaggi no. E non c'è stato niente. Ho dovuto abbandonare questo progetto, anche più avanti, e quindi ho abbandonato il progetto, ma ho tenuto ancora per qualche anno le attività separate, e nel frattempo mi sono collocato io nel loft. Cioè, c'è proprio, vai pure, è diventata la mia casa, anche questa abusiva, perché comunque non potevo fare l'attività, ma non potevo neanche viverci, perché non è residenziale. E quindi siamo arrivati, perché così all'inizio dell'anno, parlando con anche dei collaboratori e degli amici, così, che poteva essere, visto che lo spazio è accogliente, uno spazio familiare, uno spazio comunque particolare, che potesse diventare un qualcosa di simile, appunto, a un co-working, che però non fosse concentrato solo sul co-working, ma che poi si trasformasse anche. E quindi mi sono buttato. Ad agosto, settembre, sono fatto per un vuoto, abbiamo spostato tutto, l'abbiamo risistemato. Vi dico, non abbiamo, quello che era da investire è stato fatto prima. A settembre io non avevo un euro da dedicare a partire, cioè ho speso forse 10-15 euro spesi per provare a far convogliare un po' di pubblicità, ma la fortuna ha voluto che nel giro di qualche settimana arrivassero quattro realtà diverse. Oggi siamo in 7 col sottoscritto, che occupiamo le forze.
che occupiamo appunto lo spazio. Lo spazio però, lo spazio però non si potrebbe, non si potrà forse sostenere solo con il co-working, è limitato. Io spero di crescere, 3 anni di crescere di altre 3-4 unità, però che cosa è successo? Che lo spazio piace, lo spazio è stato richiesto per eventi, feste private, cene aziendali, e quindi un terzo dei ricavi che stanno arrivando dal co-working e 2/3 invece vengono compensati appunto dal tipo della sala, dal cuore. Sì, esatto, questo è quello che è stato realizzato in questi ultimi mesi. Lo so, sembra strano, però abbiamo delle tavole, quelle gialle che voi avete qui, come le abbiamo usate come appunto come scrivanie, 2,5 metri, 3 metri di scrivania, che alla sera proprio vengono spostate e vengono utilizzate come, come panche o altre cose. Quindi siamo riusciti a portare una settantina di persone per un concerto, appunto abbiamo fatto qualche cena aziendale, un paio di persone, grazie. Esatto, questo video, sì. No, era impossibile. Sì, qui ho fatto, ho messo insieme un po' di foto, un po' di riprese casalinghe fatte in questi ultimi mesi per raccontare un po' in effetti quello che si può fare. C'è una serie di gente, di 3x3. Mi sono prestato per una ripresa video di una società di informatiche, le biciclette, tutti dentro le biciclette sono all'interno del loft. Ecco, avete visto giorno e notte? Io ho parlato con la mia amica, la mia amica è stata bloccata. Ah, corsi di cucina. Sì, perché poi la struttura, avendo già la cucina della casa, era facile, era un attimo riuscire. Quindi l'abbiamo mantenuta e sono partiti anche i primi corsi di cucina. Abbiamo... Ok, sì, poi ci facciamo i messaggi. Facciamo le 2 e 3 di notte, in qualche caso, e alle 8. Ok, direi che vi ho raccontato un po' la storia di questo strano spazio. Grazie. Chiederei a Mico e a Mattia di venire da queste parti. Direi che abbiamo, diciamo, se siamo un po' in ritardo, una 40 di minuti al massimo. Ma anche meno, se diciamo, se utile andiamo fino ai 40, se no accorciamo, ok? Chiederei anche di darmi un po' il cambio, iniziate pure con Mattia rispetto a quello che abbiamo visto, così diamo la parola anche ai nostri amici, diciamo, ai colleghi co-working manager per interloquire rispetto a quello che abbiamo presentato e che è stato presentato stamani dai co-worker e dai co-working manager. La quota rosa, esatto. Beh, l'invito che rivolgiamo ai nostri ospiti e ai nostri invitati è in questa occasione, per quello che è l'idea che vi siete fatti su queste piccole presentazioni, di poter aggiungere un dettaglio, uno spunto di
comunque è auspicabile che questi vostri punti possano essere di aiuto e anche di incoraggiamento a queste persone che hanno appena iniziato questi percorsi, perché possono andare avanti e sviluppare il loro progetto. Quindi io vi lascio a chi se la sente di dire giustamente qualcosa senza prendere difficoltà. No, diciamo così, allora per aiutarmi, diciamo, che se no mi sembra un po' cattivo, diciamo, no? Come direi di far così. Tu aiuti noi, noi aiutiamo. Esatto, ci aiutiamo a vicenda. E come abbiamo visto, c'è una varietà, diciamo, di esperienze in giro e di tematiche, di professionalità che si mettono al lavoro molto diversificate, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista, diciamo così, della forma giuridica, come abbiamo visto anche con l'ultima presentazione, diciamo. Quello che a me sembra interessante e pongo all'attenzione è che si stiano creando sempre di più in maniera, mi sembra di poter dire, si implementano, si moltiplicano le esperienze di aggregazione in forme imprenditoriali diverse per costruire un certo tipo di organizzazione del lavoro e della vita, ok? Perché in molte di queste presentazioni abbiamo visto non si parla solo di lavoro, ok? Da questo punto di vista a me sembra molto interessante, mi sembra anche ovviamente il cuore, diciamo, del co-working, la capacità di tenere insieme, diciamo, l'impatto sociale che ha su un determinato ambito con la capacità imprenditoriale di non solo vivere ma creare business e quindi sviluppo per sé e di conseguenza in qualche modo del territorio. Chi lo fa a partire dal territorio e da una vocazione sociale, chi lo fa a partire da una vocazione imprenditoriale però incrocia l'elemento sociale. Da questo punto di vista vi chiediamo, diciamo, quantomeno su tre elementi di ragionare insieme a partire o da un discorso generale o da alcune di quelle presentazioni che avete visto, e cioè questi co-working che nascono hanno effettivamente un impatto sociale secondo noi intorno a loro e dentro, cioè all'interno delle professionalità che si mettono in connessione, come può svilupparsi al meglio, quale gamba e progettualità economica sostiene queste attività e forse come può svilupparsi ancora meglio, declinata però nella miriade di prospettive che abbiamo visto. Faccio due esempi e chiudo. Abbiamo visto Let's Make Spazio No Profit, che fa delle cose incredibili dal mio punto di vista rispetto ai ragazzi con disabilità, diciamo, che possano rapportarsi non solo alla tecnologia ma alle relazioni intorno a loro e anche poi magari in futuro al lavoro, però intanto la cosa principale, insomma, è la socializzazione, la possibilità di sperimentare il mondo intorno a loro, fino all'azienda che parte e poi ha bisogno, ho sentito dire, mi è sembrato, no? Ha bisogno di aprire un co-working. Su questi elementi vi chiederei di dare un contributo per capire in quale direzione, mi sembra eccessivo, in quali direzioni stanno andando quantomeno i co-working in startup che abbiamo visto stamani, senza generalizzare troppo. Tante direzioni quanti forse partiamo, questo è il tema generale, proviamo magari un po' più facile avviare facendo le domande secche. Intanto la prima domanda: esiste il co-working o esistono tanti tipi di co-working? Ha senso di parlare di il co-working come un modello specifico o invece è un pezzo di qualche cosa di diverso che magari non ha un nome o hanno tanti nomi diversi? Io posso dire, vai. Sicuramente ero stato alla co-working, alla Europe Co-working Conference una settimana fa, c'era un po' di gente che è qua. E quella è stata la mia prima riflessione lì,
e qua è 10 volte di più, nel senso che veramente la parola co-working quasi perde valore, perché c'è talmente tanta diversità al suo interno che sarebbe bello trovare delle parole specifiche per valorizzare tutte queste cose. La prima sensazione che ho avuto, poi voi avete visto le presentazioni, che le presentazioni qua erano molto fighe, perché comunque la sensazione che ho avuto, poi magari è una cosa nazionalistica, è che i co-working italiani, anche un po' più piccolini così, hanno subito carattere, hanno subito identità, no? Cioè, c'è subito la storia dell'abitante, mentre là c'era quello di Boston che dice: noi abbiamo aperto 3 spazi, poi abbiamo raccolto 2 milioni, abbiamo aperto 40. Però questo è sicuramente un aspetto che va, che almeno io ho notato subito. Quindi comunque sì, 100 miliardi di modi diversi, non ha più, non è, come dire, metterli, come dire, a paragone sullo stesso piano quasi non ha tanto senso, insomma. Per quanto è figo scambiarsi, insomma. Che ci dici? Ah sì, sicuramente ci sono probabilmente tante tipologie di co-working. Occhio perché ti mettono in mezzo. Ti stanno già mettendo. No, co-working. Ti possiamo fare domande. No, probabilmente tanti co-working, quante sono le comunità? Perché è indubbio che il co-working nasce da esigenze della comunità, di risposte di cambiamento della comunità. Quindi anche immaginare un co-working, una forma di co-working anche, diciamo, che sia scalabile, no? Spesso anche per le start-up si usa sempre questo termine, scalabilità e replicabilità. Forse non ha tanto senso ragionare in questi termini, proprio perché devono rispondere a delle caratteristiche specifiche. Io faccio l'esperienza del Rural Hub, che è questo, diciamo, co-working, co-living, questo centro di ricerca. Ragioniamo su due concetti, cioè un co-working che sia nomadico e temporaneo. Questo perché noi lavoriamo su quella che è la ruralità. I giovani, gli agricoltori, le persone che lavorano nella ruralità hanno il proprio campo di azione, diciamo, sul proprio territorio. Quindi è diverso che ragionare con un ragazzo che fa una start-up o un'app, quindi deve andare nel co-working. Probabilmente in quel caso è il co-working che deve andare dalla persona, e deve essere anche temporaneo, cioè deve seguire anche quelli che sono i cicli della natura. Infatti avevo seguito con attenzione la presentazione di Officine Libere, perché spesso appunto il tempo, anche vivere il tempo non come accelerazione, ma anche come crescita. E la dimensione è anche quella che diceva lui, quelli piccolini dei italiani. I co-working rispondono alle esigenze del contemporaneo. A me piace fare un paragone con quelli che erano i cortili che esistevano nella ruralità italiana, che risolvevano dei problemi, problemi di lavoro oppure problemi di comunicazione tra le varie generazioni. Probabilmente una dimensione culturale di quei cortili può essere ripresa nel pensare tipologie di co-working diverse nelle varie comunità. Ottimo. Io sono rimasto stupito da quanti co-working fosse la situazione della mia opera, perché nella mia personale adesso non lavoro più in co-working, però coordino l'attività di una situazione che ha tanto i membri, alcuni spazi comuni importanti in varie città italiane, e nella mia personale esperienza i co-working sono tutti normali pochi, tentano di essere troppi, quindi la dichiarazione di Covid del 60, quando ha detto: noi abbiamo deciso di fare co-working per lavorare sul quartiere, e allo stesso modo la situazione medica. Io mi chiedo poi queste esperienze nel corso del tempo come possono andare avanti, quando si raggiungono le forze di si muove, e quando magari tanti lavoro, allora quindi questa è una domanda che faccio. Poi sono tutte esperienze che hanno una legittimità e una bellezza, o
ovviamente abbiamo visto proprio che il coworking aperto ovviamente da più di un anno, quindi anche la dimensione deve allargare, però la preoccupazione è che almeno più storie di persone che aprono coworking più di lavoratori, perché quello stesso tante persone alla domanda, tante persone avete dentro 5, 6, 6, 7 che già sono nel mondo di grandi, credo che ci sia una storia nella quale bisogna andare per favorire diversità, interazioni, insomma, uno scopo. Le esperienze più interessanti, a mio modo di vedere, erano quelle che avevano più tale, come in digitale, e quindi intercettavano qualche nuova forma di economia, per i combinati fattori, o con il prezzo, degli spazi dei bambini, e una funzione abitale al territorio. Probabilmente ci si può fare e beh, dunque, mi ricordo che ho fatto il tuo Dario sul punto della sostenibilità economica. Perché sostenibilità è una parola che diciamo, nelle nostre fai, nei nostri conti, diciamo, speriamo molto, vuol dire anche chi ha lo Stato dove si può vivere. Quindi non è solo sostenibilità di chi non deve servizio, ma anche per chi non deve servizio. Perché anche io ho fatto questa situazione. E adesso dico quello che ho pensato durante. Ecco, ci sono delle novità, no? Come sempre, poi con alcuni di noi ci conosciamo da tempo, e forse non finisce mai di stupire, cioè, ogni volta che ci vediamo ci sono delle linee nuove, degli elementi nuovi. E secondo me gli elementi nuovi sono comparsi nella mattinata, non a casa tutta dedicata a prodotti nuovi, no? Quindi esperienze nuove. Se pensiamo ai campi degli incontri di qualche anno fa, non c'erano imprese. E non c'erano quelle cose, okay? Non c'era lavoro manuale. Abbiamo visto nelle presentazioni parlare di imprese, di business, di aziende, e abbiamo visto farsi mettere, poi che tra l'altro si occupa completamente di corso, abbiamo notato nella realtà. Però è meglio vedere che nelle esperienze nuove ci sono già questi segni e qualcuno gli dà tanti importanti, che vediamo. Quindi, secondo me, quanti porti ci sono, ma quanti porti, non sento personalmente l'esigenza di definire. Penso che sia riduttivo voler definire, anche se io ho una stanza di ordine di lavorazione, continuamente, giorno e notte, ma noi non ci definiamo, noi ne vogliamo tra loro stessa, la loro stessa comunità. Tanta di quell'energia, tanta di quelle idee, mi viene da chiedere se in questo gruppo di persone ci sono organizzatori pubblici. No? No, però di raggiungere perché tutto questo merita attenzione di altri livelli. Quindi io penso che se tutti noi nella nostra città facessimo 50 cose, abbiamo fatto questo, abbiamo visto stamattina, il territorio italiano cambierebbe. Grazie a tutti. Meraviglia. Sì, perché cerco di spostare come ti chiami da un'altra parte. Da qualche anno ci frequento. Ed è secondo me interessante quest'anno questa percezione che sta alla base un po' di tutti gli interventi di questo tipo è questa. Se prima, non so quando era prima, ma la mia sensazione precedente era quella di pensare alla parola contaminazione come qualcosa che avviene dentro i temi, oggi quella sensazione che ho avuto invece di questa contaminazione non è esistita. Ho scoperto che l'aspettativo è quello di dire questi luoghi strani, questo luogo strano, dove magari c'è il viene dalla casa e con ricordo di casa, è proprio questo, no? Cioè dire, è vero che mi porto dietro qualcosa che appartiene alla mia vita, quasi precedente a non essere comunque, ma oggi in qualche modo questa cosa la sto portando di più a fuori. Per cui il co-working è un po', vogliamo, il modo in cui si incontrano queste due realtà, perché le cose della persona e quelle dell'esterno. Oggi questo sistema è veramente collaborativo, perché tutto è adesso territorio, sì, come vogliamo un po' entrare e interagire, c'è
giorno questa parola che Alesia, che è fare business, che proprio non trova un connotato molto positivo. Quindi la bambina mamma, potesa la mette, perché se continuiamo a pensare di remunerare solo il nostro lavoro, probabilmente non pensiamo da noi, pensiamo da poveri. Cioè, l'idea è che i prodotti debba produrre reddito, non dico la brutta parola, cioè bisogna comunque investire, non soltanto energie, ma anche pensare di investire denaro affinché questo denaro venga il denaro. No? E questo è un po', cioè, questo ci crea in qualche modo quasi un disagio del mondo totale. Forse oggi qualcosa di meglio è uscito, no? Ma ho ricordi anche un po' di me stesso, nel passato, che dicevo, quasi dire mi accontento se arrivo un punto di paese. Oh, basta, cioè, è fare impresa questo. Lo è in tutti i sensi fare impresa. Perché catturi lavoro, dai lavoro, ti intrometti nel lavoro degli altri, cioè fai un sacco di cose legate al lavoro e ti fai impresa. E quindi questo io credo che è il uscito. E poi, vabbè, l'ultima, io tengo alle donne. Un po' pulito anche a parlare di violenza, e con questo ti passa la parola. Bravo giornalista, no, mi era piaciuto molto. Grazie, no, grazie. Allora, grazie, un tutte donne in modo io ho una proposta di approdo naturale di funzionario. Addirittura? Beh, proviamo. Non porta anche risorse, però dovete pagarle. Abbiamo una moneta di termine, un termine che gira, che parla da tanto, abbastanza nelle aziende, cominciano a parlare parecchio anche nelle istituzioni. Io mi sorprendo ogni volta che si parla di questa cosa, e non si piacciono sembra automatico il co-working, perché secondo me è co-working, il termine è smart working. Ma torni al termine che definisce un modo di lavorare che oggi si sta diffondendo. Si sta cercando di diffondere nelle aziende, si porta dei risparmi per le aziende, che stanno scoprendo, per i termini ambientali, per i termini strutturali, comporta probabilmente dei benefici a livello anche di produttività, questo si sta cominciando a dimostrare. Nella regione Lombardia si comincia a parlare di investimenti anche istituzionali, c'è la proposta di legge, insomma. Secondo me lo smart working è una cosa che noi come co-working dobbiamo prendere in mano e dire noi che cos'è lo smart working, perché nel co-working si fa smart working, cioè tutto quello che vediamo la oggi è smart working. È una cosa che precisa dove sei quando lavori. Quindi praticamente le aziende stanno cominciando a capire che certe volte non ha tanto senso per fare un'ora di lancio e andare per mano su due persone, ma spesso possono lavorare altrove. Però quando si va a parlare con il ministro al tavolo della regione Lombardia 12 anni fa e il dirigente che l'ha disperato lavoro di formazione mi ha fatto questo, ma quindi deve spiegare perché non deve andare in co-working. Perché la tua domanda è inversa, cioè che alternative hai? Non sei a casa a lavorare? Cioè a casa a lavorare ci stai un giorno, forse, ma non solo sei bambini, anche in generale, non voglio riuscire. Però non vuol dire dover andare fino magari in azienda, quindi sai che working, appunto queste strutture nostre sono la soluzione per le aziende che vogliono fare smart working, per le strutture che vogliono fare dei soldi di figli altrove rispetto alle aziende, non siamo. Quindi io credo che dobbiamo fare una sforzo ulteriore per prendere il possesso di questo dibattito e dimostrare che la autorità dovranno vedere in questo momento più dati che gli trovano l'utilità degli spazi di co-working e anche di smart working, anche perché l'alternativa allo smart working qual è? Ma non si può fare, cioè, è lo stupido, quindi non mi sembra che abbiamo tante alternative, quindi credo che solo siamo sicuramente interessanti, cioè, questo ovviamente dovrebbe essere naturale il sentito negli altri, dobbiamo fare modo che diventa un sinonimo quasi, secondo me. Hai voluto tutto il gioco per pensare. Penso sempre alla parola co-working, a me personalmente non piace, perché un po' molto spesso si parla di poi dei nostri ambienti, si pensa al co-working come un luogo dove non si fa per un determinato tempo. Rispetto a quello, almeno io personalmente non credo in base al valore di tutto quello che è una grande città, insomma, perché per chi non sono quali, però poi l'Italia è fatta di molti paesi, per poter pensare a questo modello per poter andare in giro,
rispetto a questo, è quello che ci deve essere presentato in questa mattina, ovvero ci sono spazi legati a questi sistemi, piuttosto che anche gli spazi più grandi, ma poi a parte anche spazi piccolini che sono che partecipano a poche persone, però che creano un forte rapporto con il territorio anche in via di sviluppo diverso. Quindi rispetto a questo penso che il valore appunto, del co-working sia il fatto di avere uno spazio dove all'interno si creano varie cose. Su un posto cercavo di ragionare, ho creato anche un corso che era proprio realmente su spazio di co-working che rende sostenibile, è un po' questo, secondo me, a parte appunto quale spazio non tale in caso, ma anche altri esempi in cui ci sono dei modelli di business alle spalle che sono sostenibili, che sono forti, altri fanno fatica. Allora io arrivo da una visione che poi era pubblicata, in cui più volte mi è stato presentato il co-working come un modello per fare i soldi. Allora rispetto a questo, se appunto sempre uscendo dalla nostra circuito, dove magari sappiamo un po' di più del co-working, uscire da questo, cioè, riuscire a raccontare agli altri anche un modello di sviluppo per fare soldi, ma quello che genera che può fare soldi, comunque creare economie alternative, mi sembra la cosa più intelligente e più interessante. Quindi rispetto a quello che si diceva prima, anzi, poi anche con Riccardo entravamo a Milano, dove appunto la parte che è sempre più importante, e questa è anche un po' la risposta rispetto ad altri, della forma giuridica di quello che è la situazione in no profit, dove questa è un po' quella, alla base di tutto, comunque il forte sentire di essere in collaborazione, quindi essere una community, quindi è semplicemente quello di creare un'impresa all'interno. Poi ci sono appunto dei co-working specifici che vanno sulla creazione di imprese, quella è una cosa, non è semplicemente co-working. Quindi rispetto a quello è una diversità molto grande, una possibilità di creare modelli sempre alternativi. E poi ognuno, secondo me, deve generare il proprio modello di business. Il modello di business vuol dire anche arrivare a zero, a livello di associazione, il top di entrata e il top di uscita. Poi rispetto a quello, bisogna saperlo fare. E molti, comunque, non si può fare. Volevo farvi... aggiungere. Riguardo a questi interventi che abbiamo presentato oggi, il cappello della produzione che porta avanti, sono esperienze altamente interessanti per quanto riguarda le sviluppo locale e l'innovazione digitale, e quindi io sono veramente curioso di cosa sta succedendo in tutte le parti d'Italia, perché sono nuove forme di cittadinanza attiva, nuove forme di relazioni con il territorio, nuove forme di disciplinare dei fattori una di possibilità e di coesione sociale, però rischiamo, io credo che l'esperienza solo con cittadinanza per esempio come movimento globalmente, rischiamo di non avere peso numeri per dire questa cosa genera un lavoro, questa cosa ha un impatto economico, questa cosa sta veramente tanto è il segno di come sta cambiando il modo di lavorare. Per cui è presente non perché non c'è il valore di un progetto, ma questo secondo me è anche un po', permettetemi, un po' una contraddizione, comunque al centro del co-working c'è il working. Quindi il fatto di ritenere che una forma associativistica sia più appropriata per un luogo che comunque deve ospitare imprenditorialità o autoimprenditorialità, c'è qualcosa di un po' di strano. E secondo me se c'è una cosa che comunque ho notato è sì, piccolo e bello, però è troppo piccolo, è un disastro. E nel co-working, a mio avviso, va benissimo arrivare in paro, ma si deve arrivare in paro con le scrivanie. Cioè non si deve arrivare in paro con tutte le altre cose. Tutte le altre cose dovrebbero essere con di più. Per cui noi questa è una delle regole che ci siamo imposti per crescere, di avere delle dimensioni minime in cui il modello di business andasse in paro con il 70% delle scrivanie piene e solo con le scrivanie.
anche perché la fatica, cioè nel senso, secondo me c'è una grossa paura a partire più grandi, però la fatica non cresce proporzionalmente alla dimensione dello spazio, quindi c'è un punto in cui la fatica continua ad essere quella, però lo spazio cresce. E poi l'altra cosa che dicevi tu, sì, bello il fatto che siano tutte realtà diverse, però c'è anche da dire che poi sul territorio ci sono realtà diverse, calate nelle necessità del territorio, però poi hanno delle, sono comuni in diversi territori. E quindi secondo me c'è anche un po' questo rischio di non mettere a fattor comune delle energie, ora non dico solo come Talent Garden, perché noi abbiamo una verticalità nel settore digitale e abbiamo deciso di fare questo, però ci sono tanti altri settori verticali in cui forse darsi lo stesso nome, avere un'identità comune permette di avere un impatto molto maggiore. È un peccato non riuscire veramente a usare questa forza. Secondo me è stata una delle cose che ha centrato in Talent Garden all'inizio, ma può essere estesa a tantissimi altri. Andrea, volevi dire che cosa? No, rispetto alla parte economica, secondo me ci sono due strade, non due strade, perché quello che nasce all'interno degli spazi di co-working, dove sono fondatore di uno spazio di co-working che si chiama Casa Natura da Matera, e noi nello specifico sperimentiamo su che cosa vuol dire il modello di co-working in aree periferiche rispetto ai campi centri, quindi il discorso che fa Damiano. Sì. A Matera comunque si è distinto adesso, se c'è campi di lavoro, su un paesino che si chiama Droppe, che ha 1000 abitanti, non posso fare più discorso, cioè devo inventare completamente una cosa nuova. Quindi rispetto a quello, a me interessa sperimentare, però a me interessa sperimentare su casa nostra, ma poi quello che generiamo all'interno, e questo mi ha detto che durante un altro progetto, è un progetto, sono i progetti che sono generati all'interno che creano un'economia. Noi come associazione dobbiamo arrivare a zero e siamo il campo di chiudenza, perché non possiamo veramente fare. Quello che possiamo generare sono degli consulenti, dei lavori, però veramente sono cose a cui dobbiamo arrivare a zero, che questo non vuol dire che noi non ci possiamo pagare, però veramente dobbiamo arrivare da, non posso dire che andrò a creare chissà che economia, però quello che generiamo sul territorio è sono nuove forme di economia, quindi quello che dici te, penso che sia giusto, ma non è così. L'impressione, fare impresa non vuol dire non avere impatto sul territorio, cioè, non c'è un'equazione tra le due cose, quindi non è quello che dovrebbe determinare la scelta di fare un'impresa. È un bel esempio, perché alla fine, come si può vedere, ciascuno ha un'idea molto particolare o autonoma, indipendente, eppure siamo tutti qui sulla base di un'identità comune che riconosciamo da qualche parte. Quindi magari evitiamo il problema peloso del dire che cos'è il co-working. Volevo farvi una domanda più classica, un punto di forza e un punto di debolezza, secondo voi, nei co-working nei vostri spazi, ma la un po' più pari, anche perché avanza poco. E proviamo ad attaccare per questo secondo e ultimo giro il problema da una parte diversa. Se è davvero nuovo, si innova per i territori, scendiamo dai concetti astratti, pensiamo alle persone, che è un bel esercizio. Chi ci sta dentro i vostri co-working? Chi sono le persone che stanno dentro i co-working? Qua abbiamo cercato di portare i progetti, ma dentro i vostri co-working c'è qualcuno di speciale, una forma speciale di persone, sono i soliti che semplicemente cambiano un posto dove deve lavorare, o c'è un qualche cosa di diverso? Per me partiamo con il diverso. Allora, no, per cambiare. Sì. Allora, a Casaneto ci sono le persone confuse, che non sanno da dove cominciare. Ci sono le persone che rientrano e decidono di investire nel Sud Italia e dicono non voglio più vivere nella grande città o all'estero al ritorno. Sono sempre qui, poi ce ne posso mai avere portato. Mi sta succedendo che la mia attività di aprendo di working, lavorare nel co-working e sentendo gli altri. Questo fenomeno che ho notato in alcuni territori molto potenti, persone che se ne sono andate, e in che senso è il solito discorso, no? Ma tutti se ne vanno dall'Italia, vanno. Io sto trovando sempre più persone che sono tornate e che hanno aperto spazi di comune in giro. La mia regione, scusate, la mia regione che è la Puglia, che attualmente è il
per la migrazione di risorse. No, perché se ne potrebbe parlare? Però ci sono alcune regioni che sono caratterizzate. Secondo me c'è un fenomeno di migrazione di ritorno in cui le persone vogliono mettere a valore le proprie competenze dai luoghi da cui provengono, hanno delle competenze acquisite, quindi qua si tratta di fare appunto un altro ordinamento. Troviamo qualcuno sul territorio che riesce a capire questa cosa e a coglierla, perché mi sembra una cosa che sta succedendo un po' in tutta Italia. Quindi persone confuse, persone che rientrano, persone che non riescono a trovare risposte dalle istituzioni, perché progettate con le persone che pubblicamente sono state risposte, in realtà che sono alla fine, quindi non da noi perché riusciamo a fare questo, e una persona di altri territori che vogliono scalare o provare a trovare nuovi mercati di attività, quindi un punto di riferimento sul territorio dall'esterno. Non la racconto tutta, nel senso che questa garanzia per una persona
poi potrebbero portare a servizio di un'attività, come fare invece di aspettare che si acquista un servizio che hanno un posto, noi andiamo in un posto, diciamo, applica a noi, no? Perché quindi facciamo quest'altra operazione, quello inverso. Mi auguro poi che alcune persone che arrivano in questo luogo vengano rilasciate per essere in questo luogo e continuare, no? In questo è un po' la vocazione del 2020. Quindi i piccoli non sono venuti a partire, o non ce la fanno, possono, proprio perché sono piccoli, entrare in questo termine degli interstizi del lavoro. Si chissà come sta. Vabbè, potevi portare una foto. Sì, no, ma questa la potremmo portare. Potremmo fare ognuno tipo la foto più strana, ciò che accade nel suo coworking. E non so, beh, dove da tante risposte, no? La rete poco è fatta di tanti spazi che arrivano e ci scambiamo, condividiamo tanti rapporti, quanti sono i tuoi. Persone sono le più varie. Posso dire una cosa, ecco, che personalmente, ma forse qui c'è anche un po' il mio gusto personale, la mia visione, mi piace quando il tuoi tocca le persone che non si aspetti. Quindi non passato, non il giovane pregnante con grande futuro davanti perché è un genio, ma il 48enne in mobilità, ma la donna che ha fatto un figlio grande licenziata, ma il giovane che ancora non ha capito chi è, però intanto qualcuno dice viene da parla con qualcuno, a noi queste cose succedono per fortuna un po' tutta la rete. Quindi penso che il coworking sono stato magari quando dice è una cosina che entra che può veramente come una crepa, no? Fare entrare della luce, come magari posto entra e fa luce, è un grande posto, sono tante risorse, che però lo capisco proprio per tutta la crepa. Quindi sono i piccoli, sono sacrosanti, secondo me. E un'altra cosa che adesso parliamo, che sono molto d'accordo, è che in Italia c'è una ricchezza che non è una parte. No? Quindi, pensiamoci, no? Invece che darci la faccia, no? La bottiglia, pensiamo anche tanta ricchezza che possiamo avere ed esprimere e togliamoci qualsiasi tipo di complesso che abbiamo fatto il caso, ok? Non fatto il caso, lo dice che è stato un'altra conference. Ultima cosa, c'è un bonus per chi viene in mente. Grazie, io faccio leva sull'esperienza passata che è quella di Avanti, un spazio di campo di più o meno 1324 anni, città, è abitato da una comunità di centinaia di persone, tendenzialmente sono tutte piccole imprese o tutte le persone di più, abbiamo una fiera, un po' più recente di citare solo in realtà collettive e produttive, come Cubosens, e per cui ci sono una dozzina di piccole aziende. O aziende a finalità sociale o ambientale, o imprese creative culturali, o legate al mondo del design. Quindi tutto è significato, quindi la mia rete di lavoratori della Commissione, un po' esagerato, e quindi è uno spazio che vede di tanta diversità, e, però sono tutte giovani imprese, e dopo 3 anni adesso si può vedere che c'è un certo ricambio di persone che sono entrate come 3 partite, poi l'anno dopo hanno fondato un'impresa, al terzo anno hanno 2 collaboratori, adesso devono uscire perché non ci stanno sicuramente più spazio. Quindi questa dinamica è forse la cosa più interessante da osservare, però il posto ovviamente non vive solo dei lavoratori, ma di tutta un'altra serie di attività che sono incastrate e interrelate, quindi sono capiti. Di formazione, è stato aperto un bar con caffetteria, ci sono dei programmi di formazione che vengono distrutti assolutamente sia per volontà che
per appunto i patenti che hanno perso un lavoro tramite un rapporto con una situazione di manager. Quindi i pubblici dei fattori di questo lavoro sono in peso più inutile. La prima volta quest'anno abbiamo avuto il dipendente di un co-working che sta per la iniziare la sua attività con le vacanze e oggi quest'anno c'è per le conate, cioè posso mandare più dipendenti a fare perché ci sono diversi, ma la nostra, diciamo, realtà di co-working temporaneo dipende, diciamo, dire, sono proprio quei, diciamo, i giovani di ritorno, nel senso che sono giovani agricoltori che, avendo fatto delle esperienze all'estero, master, università, decidono di ritornare alla terra, di coltivare le terre generalmente dei propri nonni, dei propri genitori, e quindi diciamo, il target è quello lì. Però allo stesso tempo proviamo a combinare l'esperienza di questi ragazzi, di queste persone, con il lavoro, per esempio, di Matrix, di provare a farli ragionare su come, diciamo, una nuova di futuro, fare campagne incentive, immaginare nuovi attrezzi, oppure fare Arduino per monitorare le piantagioni, proprio perché diciamo, i nuovi agricoltori capiscono, questi nuovi ragazzi, insomma, capiscono che non si può fare più agricoltura come la facevano i propri nonni, ma devono necessariamente attualizzarla. E questo lavoro è anche un lavoro di, diciamo, di cambiamento culturale, perché questi giovani, come se fossero delle antenne nei propri territori, e provano a coinvolgere altri agricoltori, altre persone. E quindi nel co-working c'è anche una fase di ricerca, fatta, diciamo, spesso appunto come Gid si cerca, non su, ma con i co-workers, con i giovani agricoltori, e proviamo anche a ragionare in questo tempo anche con gli attori delle istituzioni pubbliche, perché naturalmente c'è bisogno di cambiare le cose, ma di provare a coinvolgere anche le istituzioni. Quindi, diciamo, sono questi tre, diciamo, queste tre macro categorie che fondamentalmente sono coinvolte nel corso. Noi non ci occupiamo tendenzialmente delle persone di ritorno, però per caso l'associazione che ha aperto Talent Garden Calabria, che è la nostra ottava sede, si chiama Fiorex in Calabria, e qui evidentemente c'è un gusto per i co-working in questo a Cosenza. Il nostro target è talent, per cui i migliori talenti del settore digitale e dell'innovazione dei territori in cui noi andiamo. Quindi quello è l'identità dei nostri abitanti, che però non vuol dire che sia l'identità di tutti quelli che passano per lo spazio. Quindi c'è anche un po' la paura che se uno ha una verticalità poi si perde la contaminazione. Noi abbiamo calcolato che abbiamo avuto 35.000 persone che sono passate per i vari spazi in un anno, e là invece sono tutti, cioè le associazioni, imprese tradizionali. Quindi l'idea è, da una parte, avere una verticalità sugli abitanti, digital, e poi una forte inclusività sulle altre attività. E una delle particolarità è che facciamo un'attività di selezione partecipativa, per cui sono gli abitanti degli spazi esistenti che partecipano alla selezione delle nuove persone che arrivano. Quindi questo permette un po' che i criteri li definiscono loro, però il criterio principale è: vuoi sederti accanto a questa persona per 24/24, e questo porta da sé tutta una serie di cose ovvie, quindi una persona che voglia collaborare con te, una persona con cui ci si sta bene, che ti dà qualcosa. Quindi può essere tranquillamente un tuo competitor, ma qualcuno che ti può lanciare degli stimoli, delle ispirazioni. E poi chiaramente il giochino della selezione partecipativa fa sì che sono costretti a conoscersi, sono costretti a presentarsi, sono costretti a conoscersi, e questo forte senso di identità crea anche una spinta a dire: vabbè, ma se io sono un talento, sono fighissimo, e c'è il mio amico che anche lui è talento fighissimo, per vedere assolutamente entrare in talentare. Quindi questo è stato anche una cosa che ci ha aiutato molto nel riempire gli spazi, perché poi sono gli abitanti che... Noi si vede su LinkedIn, siamo tipo una società con 50 persone dipendenti. In realtà non lo siamo, però tanta gente mette
freelancer è Talent Garden, perché quasi c'è, come se fossero non sono dei co-worker, non sono dei dipendenti, però si sente un parte di questa cosa, un po' un bollino. Quindi questa cosa ha funzionato molto. Allora, io direi che sarebbe anche ora di riposarci un attimo se non avete domande impellenti, perché è appena iniziata la discussione di questa decisione, non è che chiudiamo, ma abbiamo voluto aprire la discussione non a caso con chi è partito nel 2014. E quindi io la chiuderei qua, non starei a fare gli interventi nostri, molti verso cosa fa, tanto ci conosceremo in questi due giorni. Dico solo due cose e poi passo la palla a Mattia. Mi sembra che molto interessante questo fatto. La definizione di Riccarda è una definizione molto interessante su cui credo potremmo riflettere in questi due giorni, cioè di smart work, che mette insieme le diversità in qualche modo, perché è una modalità di lavorare, diciamo, che lei ha definito in un certo modo. Però mi fermo qui, diciamo. Oggi ci sarà un passaggio, diciamo, ci saranno altri due co-working startup che parleranno per creare il ponte poi nella relazione con le istituzioni che hanno fatto qualcosa sul co-working, con cui discuteremo. Stasera, se volete, possiamo costruirci una business clinic, nel senso che, a seconda delle vostre attitudini e interessi, i co-working startup che si sono presentati avranno bisogno di consigli. Chi fa l'associazione di promozione sociale molto probabilmente sarà più interessato a parlare con uno di voi piuttosto che con l'altro, viceversa, potrebbe essere un ulteriore contributo che date, diciamo, a questi co-working che si sono avviati, diciamo così. E io mi fermerei qua, non per generalizzare. Sì, ora lo chiediamo subito perché mi sembra interessante. E ringrazio Mattia per la seconda domanda che ti ha fatto, perché c'è stato un ritorno bellissimo. Abbiamo visto delle co-working startup che sono appena nati, che si sono presentati, e voi avete presentato delle storie che, diciamo, dei soggetti che hanno una storia e che però stanno cambiando. Quindi abbiamo fatto un affresco della situazione che mi sembra interessante, su cui oggi continueremo a ragionare. Io lascerei la parola a Mattia. Rapidissimamente. Nell'ambito dell'attività di domani, quindi abbiamo segnalato, abbiamo visto più o meno 5 persone che stanno in giro, come abbiamo visto i progetti, c'è cioè un tema, non un computer, un tema di chiesa, che sono degli spazi, come tutti sappiamo per esperienza, sono scontato la posizione principale nella produzione. Visto che il tema degli spazi abbandonati, del riuso, eccetera, eccetera, ci sono spazi. Non fanno da parte, grandi parti, se davvero il co-working è un settore di innovazione, infatti, eccetera, eccetera, come riusciamo a coniugare, diciamo, una disponibilità con una proposta? Quindi domani organizzeremo due tavoli e tutti cercano di ragionare su tutti i temi, cioè per grandi parti, ma domani vi diremo meglio. Ho dato le interesse, vorrei domani in pari. Come va la borsa? Ancora un attimo che si collegano e poi ci fanno vedere. Vado. Non devi scrivere. Ah, ok, qui. No. Grazie. Non cominciamo, cioè. No, io mi sento gente qui piano.
indietro, nel senso che se vi collegate adesso con il preso fare trovate ancora i prezzi che c'erano trovati prima aggiornamento. Invece il primo mercato, quello dei nuovi co-working, è sparita la pagina. Ok. Sì, lo so, vabbè. Così vedete anche come funziona, non è difficile. Voi vi collegate al mercato, foto avete i titoli, questo mercato vi chiede quale dimensione è più richiesta per i nuovi co-working. Se voi comprate semplicemente le quote dei co-working che alcuni si presentano a fine, altri si presenteranno. Qui le avete tutti in elenco, se ci spostiamo, non riesco a spostarlo. C'è un pulsante trade da tutta l'altra parte. Esatto, quindi cliccando sul pulsante trade vi si apre un pop-up dove voi semplicemente inserite il numero di azioni che volete comprare. In questo momento io acquisto 500 quote del titolo L'Alveare. Quindi è veramente molto semplice. Gli altri mercati sono uguali, hanno nel secondo mercato ha i progetti nati all'interno del co-working, a proposito del co-working, e l'ultimo mercato ha i temi che riguardano le smart city, quindi quali soluzioni per la smart city del 2015. Quindi. E qua ci sono i titoli disponibili. Anche in questo caso voi comprate quello che ritenete avrà il maggior successo. Qui sono tutti a 10, quindi vuol dire che su questo mercato non ha ancora comprato nessuno. Esatto, mi raccomando. Senti, ieri si è sentito per il cavo. Me lo porta Nicolò. Ah, te lo porta Nicolò. Sì, sì, sì. Tutto bene. Ma ci si fa per un'oretta si dovrebbe cominciare. Sì, lui è andato. Ma lo sai perché? Lo sai perché lo dico? Perché, per esempio, lei che è la borsa virtuale, c'è una voce bassissima. Cioè, non si sente niente.